Ehi, super. Ehi, perfetto. Ehi, è qua, è qua. Finalmente, Hack. Ehi, Shallow One. Shallow One. Oh, his business is better. Ehi, hey, Shalom. Shalom, che significa pace. Eccoci qui finalmente a Napoli, dove troviamo le pecore smarrite della casa di Israele, che per chi non lo sapesse sono i cosiddetti negri, latini e nativi indiani per la maggior parte, oltre ai cosiddetti terruni, oltre agli israeliti che vivono in mezzo alle nazioni, perché il vero popolo di Israele oggi si trova nella dispersione. E prima di iniziare, come sempre, diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahawah Basham, Yahawah Shai Basham Rakrakutash. Yahawah è il vero nome del Padre Altissimo, del Dio della Bibbia, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Il suo vero nome nell'antico ebraico è Yahawah. Il vero nome di suo figlio nell'antico ebraico è Yahawah Shai, colui che il mondo dall'ignoranza e dall'inganno chiama con il falso nome greco di Gesù Cristo. Il vero nome del Messia nell'antico ebraico è Yahawah Shai. Noi veniamo qui nel nome di Yahawah Basham, Yahawah Shai, ok? Non veniamo qui nel nome di nessun altro Dio con la D minuscola. Non veniamo nel nome di nessun altro, perché per noi non è lo stesso quello là di... Anzi, prima di continuare, i nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietramolino GMS per aver insegnato bene la verità della Bibbia, e Shalom agli eletti della casa di Israele dispersi nei quattro punti della terra. A coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e in verità, Shalom. Siamo qui oggi a Napoli. Ringraziamo il Signore che ci ha permesso di trovarci con il fratello della Germania, Tazawa, e avere la possibilità, ecco, di fare un campo insieme, di edificarci nello spirito e, come ho detto, di chiamare le pecore smarrite della casa di Israele, così come ci ha comandato il Signore. Perché, perché qui, come ho detto, qui a Napoli ci sono parecchie pecore smarrite della casa di Israele. Mi viene in mente, se puoi prendere quel precetto dove nei viaggi di Paolo, Paolo ha fatto tappa a Pozzuoli, che qui vicino si trova praticamente dall'altra parte della collina, come si può vedere, quella che vediamo lì in fondo. Questa è, siamo nella città di Napoli, questo è il Castel dell'Ovo, e lì vediamo il Vesuvio. E come dicevo, noi qua, per noi non è lo stesso quello là di dire che il nome Gesù o il nome Geova o il nome sono la stessa cosa, li puoi chiamare come vuoi, non è così. Questo non è rispettoso nei confronti del padre e del figlio, ok? Perché il padre ha un nome, che il nome è un potere, il nome fa parte della fama, ok? Di una presenza, di un'entità. Quindi non è lo stesso a dire io lo chiamo Dio, io lo chiamo Yahweh, io lo chiamo Geova, lo chiamo con questi nomi pagani del diavolo, ok? Non è corretto, non è rispettoso. Questi sono nomi bastardi, sono nomi sporchi con il quale hanno ingannato la nostra gente ad adorare e a chiamare degli idoli, praticamente. Perché così come il nome Gesù Cristo. Il nome Gesù Cristo è un nome di origine greca, non ha nulla a che fare con il vero nome del Messia, che nell'antico ebraico è Yahawah Shai, che significa colui che salva il Salvatore. Mentre Gesù Cristo è l'unione di un nome di origine greca, cioè Jesus, che è un'allusione a Zeus, e Cristo significa praticamente unto, Messia. Però se ci pensate, perché allora non chiamarlo Gesù Messia se Cristo significa Messia e non c'è nulla di male dietro la parola Cristo? È perché praticamente il titolo Cristo era un titolo che aveva un idolo greco, quale Christos Serapis. Per questo l'hanno appoggiato, e a oggi il mondo mette insieme questi due nomi, praticamente, perché questi titoli per praticamente ingannare la nostra gente, che credono di chiamare il Dio Altissimo e suo figlio, ma in realtà stanno chiamando degli idoli. Infatti questo è quello che noi veniamo a insegnare, noi veniamo a portare la verità della Bibbia. Però prendiamo un precetto. Allora, prima di tutto il fratello faceva l'introduzione parlando di come gli apostoli antichi andavano da città a città a chiamare la gregge dell'Altissimo, che sono dispersi nei quattro corici della terra, ok? E questo fa parte del nostro lavoro. Sappiamo che i figli di Israele sono sparsi nei quattro corici della terra. Infatti devo dire che questo è stato davvero, la vacanza più bella che ho mai fatto in tutta Italia. E al ritorno farò, come faccio sempre, un diario aperto dove vi dirò quello che ho provato in questa città. Comunque,
per appoggiare il fratello che diceva che Apostolo Paolo ha visitato Pozzuolo e ha fatto vedere, un attimo, questo è il libro di Atti, capitolo 28, leggo dal versetto 13 che dice: di là, costeggiando, arrivamo a Reggio, ok? Che sarebbe Reggio Calabria. Che sarebbe Reggio Calabria e... Ehi. Praticamente è spirituale, sai perché, Yara Yala? Infatti qua noi stiamo leggendo dei viaggi di Paolo e praticamente questa è la fine dei viaggi di Paolo. Nella fine dei viaggi di Paolo, praticamente Paolo viene a finire il viaggio in Italia, precisamente a Roma. Però in questa tratta praticamente Paolo si ferma a Reggio Calabria e dopo? E dice: il giorno seguente si levò un vento di scirocco e in due giorni giungemo a Pozzuoli. Ecco qui, e quando si dice, quando si legge nella Bibbia che Paolo è giunto a Pozzuoli, come anche del resto le altre città che ha visitato Paolo, Paolo quando andava a visitare la città non è che andava da tutti quegli, da tutti gli abitanti di Pozzuoli. Quando andava a Reggio, quando andava a Efeso, quando andava a Corinto, non andava da tutti gli abitanti di quella città. Ma Paolo stava seguendo gli ordini del Signore, cioè quello là di andare dalle pecore smarrite della casa di Israele. Infatti va avanti in versetto 14 e dice: qui troviamo dei fratelli e fummo pregati di rimanere preso di loro 7 giorni. Ok. E dunque raggiungiamo a Roma. Quindi lì è andato in realtà dai fratelli. Specificamente da un gruppo di persone. Che biblicamente li chiama i santi. Ok? Quando tu ogni volta che leggi dei viaggi di Paolo, Paolo saluta i santi che sono a Efeso, i santi che sono a Corinto, i santi che sono in Galazia e così via. Chi sono i santi? I santi sono i separati da Dio, quel popolo che Dio ha separato fin dal principio e che poi meritatamente ha castigato come un buon padre, punisce i suoi figli quando i figli disubbidiscono. E cosa ha fatto? Ci ha disperso in mezzo alle altre nazioni affinché noi imparassimo a capire che cosa significa davvero a stare a casa di nostro padre, che è meglio osservare, ubbidire al nostro Dio che andare per le mani delle altre nazioni. Perché se ci siamo trovati in questa situazione qua è perché quando il Dio di Israele, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, il potere altissimo ha preso il popolo di Israele, gli ha dato i comandamenti, le leggi, fa così è il modo, è la vita, è la giustizia che bisogna osservare, in questo modo bisogna vivere. Che cosa abbiamo fatto noi? Siamo andati a imitare i costumi delle altre nazioni. Allora l'altissimo fa: se volete imitare le altre nazioni, a sto punto andate a vivere in mezzo alle altre nazioni. Questo è? E qua stiamo. Limonate a coscia. Avanti. Ecco, che è successo? Le 12 tribù di Israele. Giù, lì. E la confusione. E tutte le favelle. Bravissimo, e qua veniamo a togliere la confusione. Amore. Capello qua, allora, gentile, subito, sa, pizzo, e pigliare, lo piace, oh. Mi come vive nel caso, capito? Parlando... Sì, sto pensando. Da Demons. Parlando della dispersione dei figli di Israele, avevi qualcosa da sentire? Sì. Perché se volevo. Vai, vai. Volevo parlare un attimo della dispersione dei figli di Israele. Questi erano coloro che i profeti antichi andavano a chiamare. Ok? Questo è il libro di Giovanni, capitolo 7. Voglio iniziare dal versetto 33 che dice: perciò Yahweh Shai disse: io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire. Questo Yahweh Shai stava rispondendo ai farisei, ok? E va avanti a dire: perciò i giudei dissero tra di loro: dove andrà dunque, che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci? Perché ecco, guardate la situazione del vero popolo di Israele, che loro già lo sapevano. Praticamente io ricordo che la nazione di Israele è composta da 12 tribù. Queste 12 tribù sono disperse oggi nel mondo. Per questo che loro dicevano: da chi andrà? Da quelli di noi che sono dispersi tra i greci? Che attraverso la storia. Ma questo è, alla fine, uno per conoscere la verità della Bibbia devi conoscere la storia. Se no finisci per rimanere nell'ignoranza delle religioni, che vi dicono solo quattro stronzate per farvi... Vi dicono praticamente quello che vi volete sentire dire. Ok? Dio ti ama, sei perdonato, fai quello che vuoi e vieni qua nella nostra congregazione e lasciaci un'offerta quando vieni a messa o dacci la tua decima quando fai parte della loro congregazione. Alla fine tutto gira attorno al Dio denaro per queste religioni qui, ok? Perché se andiamo a guardare anche le istruzioni che il Signore ha dato su coloro che devono portare il suo nome, il Signore ha detto di non chiedere nulla, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, di non chiedere oro, di non chiedere nulla alla gente. Ok, questo fa anche la differenza tra chi serve il vero Dio e chi non lo serve.
questo in Malachia capitolo 3 versetto 18 si legge che voi vedrete di nuovo la differenza tra colui che serve Dio e colui che non lo serve. E questo è, lo vediamo attraverso le loro opere, li riconoscerete dai loro frutti. È una cosa importante, è che a differenza delle religioni, il Signore non ci ha mandato a chiamare tutti gli abitanti della terra. Non c'è un precetto nella Bibbia dove parla di tutti gli abitanti della terra. Perché quando nella Bibbia si parla di mondo, si parla di cosmos, che significa un governo, una costituzione. Quando si legge in Giovanni 3,16 che il Signore ha amato il mondo, per questo ha dato suo figlio. Quando si va a leggere quella parola mondo, non sta parlando di tutti gli abitanti della terra. Perché è un precetto per appoggiarti. Perché la parola per tutti gli abitanti della terra in greco è oikoumene, che la si trova in altri precetti, ad esempio si trova in Luca capitolo 2, perché questo è quello che bisogna fare. La scrittura ci dice che bisogna studiare affinché noi non siamo ingannati, ci dice che bisogna tagliare rettamente la parola della verità. E quindi, come si legge ad esempio in Luca, per dare anche l'intendimento di questo, Luca capitolo 2 versetto 1 si legge: in quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Un'altra versione dice che ordinava il censimento di tutto il... Fa vedere se c'è un'altra versione. Comunque parlando... Vai. Comunque parlando della dispersione dei figli di Israele, ok? E sono stati coloro a chi noi siamo mandati a chiamare, come anche nei tempi antichi, come diceva il fratello, che noi non siamo mandati a chiamare tutto il mondo, ok? E quando il nostro Signore Yahweh Shai dice che ama il mondo, sta parlando di una costituzione. E questa è la costituzione del mondo di Israele. Guarda, come dice qua nella King James, Luca capitolo 2 versetto 1. Allora, Luca 2:1 dice: in quei giorni che passi, ok, che okay, un decreto vada a Cesare Augusto che il mondo sia tassato. Ok, qua quando si parla di mondo si parla di tutti gli abitanti che fanno parte dell'impero, ok, dell'impero romano. E in quella parola là, se noi andiamo a vedere le origini, la parola è oikoumene. Mentre quando si parla di Giovanni, capitolo 3, versetto 16, la parola mondo in quel caso è cosmos, che parla di una costituzione, di un governo. Sta parlando del governo del popolo di Israele. Perché cos'è quello che rende un popolo, una costituzione, un governo? Delle leggi, ok? E le leggi dell'Altissimo a chi sono state date? Le leggi dell'Altissimo non sono state date a tutto il mondo, a tutti gli abitanti della terra. Le leggi dell'Altissimo sono state date solo al popolo di Israele, come si legge in Salmi, capitolo 147, 19 e 20. È un precetto. Questo è il libro di Tobia, capitolo 13, versetto 3, che dice: confessatelo davanti ai gentili, figli di Israele, perché ci ha disperso tra loro. Quindi noi stiamo confessando il padre Yahweh Shemioshai, la sua verità, che lo stiamo confessando ai figli di Israele che sono stati dispersi fra i gentili. Okay? I figli di Israele in questo momento non sanno nemmeno chi sono, si vedono parti di altri popoli di cui non fanno, ok? Sì, perché finalmente comunque poi siamo anche a Napoli, che dopo aver insegnato in questi anni in città, in varie città in Italia, come stava dicendo il fratello all'inizio, non ci siamo mai sentiti così a casa come a Napoli, perché Napoli è una città piena di israeliti. I napoletani non lo sanno, ma in realtà i napoletani discendono dalle 12 tribù del popolo di Israele. E come, così come Paolo, così come gli apostoli, i discepoli, così come il Messia andava a predicare al vero popolo, agli israeliti, così noi siamo nello stesso spirito a fare questo. Non siamo qui per tutti, noi semplicemente seguiamo le istruzioni che il Messia Yahweh Shai ha dato ai suoi, e le troviamo in Matteo capitolo 10 versetto 5, quando dice: questi sono i 12 che Yahweh Shai mandò dando loro queste istruzioni. Qua vediamo che già su una cosa che dovete riflettere: perché il Signore si è scelto 12 apostoli? Nessuno mai se l'è domandato questo, perché proprio 12 sono gli apostoli. Perché i 12 apostoli rappresentano le 12 tribù di Israele. Non è un caso, ok, che il Signore abbia chiamato 12 apostoli. Perché il messaggio è per le 12 tribù del popolo di Israele. E guardate cosa dice. Dice: questi sono i 12 che Yahweh Shai mandò dando loro queste istruzioni. Queste sono le istruzioni del Signore.
Quindi chi cerca con sincerità davvero il figlio di Dio ascolta e presta attenzione a queste istruzioni. Le istruzioni qua non cambiano, ok? Se mi puoi prendere gli Arayala Ebrei capitolo 13 versetto 8, dove dice che il Signore è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Il Signore e il Messia non cambia, non è che dà queste istruzioni e poi cambia idea, ok? E leggiamo le istruzioni quali sono. Questo è il libro di Ebrei capitolo, anzi leggiamo prima 13, Ebrei versetto 8, che dice: Yahweh Shai, il Messia è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ok, il Signore, il Messia, il figlio dell'Altissimo, Yahweh Shai, è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Significa che non cambia. Sì, ma il problema è che il mondo lo vuole cambiare. Il mondo lo vuole cambiare. Gli vuole mettere parole in bocca che non ha detto lui. Assolutamente. E sono riusciti a cambiarlo, a presentare qualcosa. Allora, se tu prendi, non lo so, prendiamo per esempio mais, ok? Mm-hmm. Che sono finalmente riusciti a trovare un modo per modificarla geneticamente, ok? Adesso i mais cosa hanno fatto? Hanno preso la DNA degli esseri acquatiche, ok? Affinché questo mais possa crescere anche in inverno e in tutto. Ma che cosa hanno scoperto? Che quando lo mangi il mais, sembra il mais ma non lo è proprio più. Non ti dà più nemmeno il nutriente che il mais dovrebbe darti. Stai mangiando qualcosa di assolutamente diverso. Ed è la stessa cosa che questo mondo sta facendo, che hanno preso il Dio dei figli di Israele, hanno cercato di modificarlo e non ti dà più nutrienti. E non ti dà più il nutriente, cioè, nutrimento spirituale. Nutrimento spirituale. Non è più. Shalom. Giuseppe Onda, Facebook, lo spirito mi ha mandato. Giuseppe? Onda. Pace, fratello. Hey, shalom. Shalom. Chi ci segue il canale? Ci segue. Sì. Segue noi, segue la verità della Bibbia. Sì, e sono venuto qua nonostante 16 farmaci, 17, tumore in metastasi, lo spirito mi ha invitato qua. È un piacere, Giuseppe. Tutto mio, è un piacere. Mettiti un poco all'ombra, così. D'accordo. Ti fai coprire, se hai bisogno di un poco di acqua. No, ce l'ho, grazie. Giuseppe, hai qualche domanda? No, sai. Niente, che a volte, essendo un cristiano evangelico, nello spirito, durante l'operazione, vabbè, poi i fratelli evangelici, facendo delle preghiere in me, il Signore, lo spirito mi ha fatto vedere, io ho riposto il loro, mi ha fatto vedere che si vedevano tutti. E si vendevano? Il cibo. Ok. Sono sceso a compromessi pure lui. I lupi cammineranno con gli agnelli pure in questi momenti, infatti loro stanno camminando con gli agnelli. Bravissimo, sì, e questo è. Questo è. E questo è, ma infatti, come dice, guarda, questo è Primo Pietro, che dice, Primo Pietro capitolo 5, versetto 9, dice: resistetegli stando fermi nella fede, anzi, versetto 8, dice: siate sobri, vegliate, praticamente siate sobri, dice, non stare ubriaco. Ubriaco di che cosa? Cos'è che oggi a noi ci ubriaca? Noi ci ubriacano tutto quello che ci hanno insegnato da quando andavamo a scuola, da quando abbiamo camminato nelle religioni, perché qua anche noi abbiamo fatto vari percorsi. Prima con i cristiani, poi con i mormoni, poi con i testimoni di Geova, anche nell'Islam abbiamo fatto un salto. E questo è stato un bene. Che tu giustamente, per capire qual è la verità, tu devi mettere sul piatto tutto quanto, devi assaggiare per dire questo è buono, no, questo non mi piace. Sì. E così veniamo da tutti quanti noi da questo percorso qua. Però questo percorso comunque è un poco di ubriaca. Perché che accade? Che tu impari impari tante filosofie diverse e allora a un certo punto stai stordito. Che cosa capita? Che la gioventù di oggi, per colpa di questo, inizia a non credere più in Dio e inizia a credere nella scienza. Perché praticamente sono svogliati. La gioventù di oggi dice: no, non ci credo, che ogni religione dice una cosa diversa. Poi le religioni ti presentano un Dio solo buono, un Dio che non punisce, un Dio che non castiga. Allora la gente dice: ma perché se Dio esiste c'è questo male qua? Perché non lo conoscono. Le religioni ti vogliono solo sentirti, ti vogliono solo parlare di pace e amore, quando la Bibbia è un libro sia dolce che amaro. Quindi tu devi conoscere i due lati, perché tu per amare una persona tu devi conoscere anche il lato, diciamo, non buono di quella persona lì. No, ma quando dico non buono non significa che è cattivo, nel senso anche quello che giustamente a noi, a mamma e papà, i nostri genitori li vogliamo bene, però quando ci puniscono all'inizio soffriamo, però dopo li vogliamo ancora più bene. Come il discorso di ieri che avete fatto su GMS Italia, insomma. Bravissimo. Collegato.
volevo che leggi per favore di nuovo quel precetto, perché quando si parla di essere sobrio, la parola sobrio, cioè, significa essere nella giusta mente, perché nella mente giusta. Vigile. Lucido. Grazie. Io vengo dall'alcolismo. Ok. Ognuno di noi siamo, cioè, la scrittura dice che tutti noi abbiamo peccato e siamo venuti in manco, ok, della gloria, della grazia dell'Altissimo. E vedi, queste cose sono cose che tu puoi essere curato attraverso le parole, ed è un passo uno dopo altro. Non devi essere troppo duro su te stesso. Mm-hmm. A differenza degli evangelici e questa gente, cosa ti fanno credere? Ti dicono che sei alcolizzato, bla bla, devi smetterlo. Stanno ancora battezzando. Ok, ma non si dicono... È un battesimo spirituale. Vedi? Ma vedi? Cioè, poi per dirti... vabbè, lapsus, perché ho trombosi, ecco, insomma... È un miracolo che si scioglie in ambolla? O sono io con 17 farmaci, tumore e metastasi? Questi sono miracoli? O così scioglie una maledetta ambolla? Vedi, sì, sì. E se è un'altra cosa, parlando della parola sobrio, essere nella giusta mente, queste cose sono state fatte apposta affinché noi non siamo lucidi con la mente. Infatti. Ok? Sono fatti apposta i farmaci, robe varie. Bisogna stare attento, perché la parola farmacia... Attento come parliamo per evitare, sì, che sì, ci blocca. Noi non stiamo dando consigli medici. No. Okay? No. E comunque la parola farmacia viene dalla parola greca farmakeia, sì, che significa stregoneria. Ok? Sì. E noi, se ci atteniamo proprio alla medicina naturale che i padri ha fatto, che le scritture parlano, che i padri ha fatto le medicine, sì, ho seguito anche questo, dalla terra, ok? Se ci atteniamo più a quelli, vedremo, sì, che avremo. Abakashaka, puoi prendere per favore Sirachide 38 e 1. Mm-hmm. Ok, Sirachide 38 e 1 e punto è in 4. Okay? Perché vedete, quando si parla della parola sobrio, tornare nella mente giusta, prima di tutto un lavoro spirituale, un reset. Inizia tutto dal fisico. Se tu non stai fisicamente bene, se non stai mentalmente bene, non puoi adorare il Padre. Certo. Non fatti ingannare dalle chiese, robe varie, che ti dicono preghiamo per te. Intanto chiamano un nome fasullo che non fa niente. Ok? Quando torni a conoscere il Padre, torni a conoscere le sue parole, le sue vie. Mm-hmm. Vai. Questo è Ecclesiastico, capitolo 38, versetto 1, che dice: onore al medico, l'onore che gli è dovuto per l'uso che ne farete, perché quindi il Signore lo ha creato. Posso dire prima un punto? Bravo. E qua, quando sta parlando di medico, noi magari pensiamo al medico di oggi. Noi dobbiamo pensare, qua sta parlando dei medici di 2000 anni fa, sta parlando. Sì. Che erano tutta, praticamente c'era una sorta proprio di cure che loro le prendevano dalla terra. Si chiamava omeopatico. Okay? Omeopatia. Siamo passati dall'omeopatia all'allopatico. La parola allopatico, sì, allucinogeni. Sì, ok? Sì. Allora, e gli antibiotici, tutto. Sono tutti robe allucinogeni, cioè ti fa una sorta di cura, ma ti rovina altre tante cose. Quindi praticamente sai che capita? Che chi ti legge questo oggi te lo può associare a quelli là, ai made oggi. E quindi dicono, dobbiamo andare. Quindi anche quando qualche anno fa è successo quello che è successo, sì, che fanno le religioni? Praticamente le religioni ti prendono questi versetti fuori contesto. Cioè, non ti spiegano il contesto e ti dicono: vedi che noi comunque dobbiamo ascoltare quello che dice il governo, quindi andiamoci tutti quanti a prendere la puntura. E praticamente non ti danno bene il contesto. La stessa cosa qua, quando ti dice di onorare al medico, ti dice di onorare colui che conosce anche la cura. E quelli di oggi non sono quelli là del quale sta parlando adesso, perché poi te lo spiega anche più avanti. Dice: perché dall'Altissimo viene la guarigione ed egli riceverà l'onore da te. L'abilità del medico solleverà il suo capo e sarà ammirato dai grandi uomini. Il punto è qua, dice: il Signore ha creato dei medicamenti dalla terra. Perché il tuo corpo è stato fatto da materie organiche dalla terra, è solo giusto che la curi con materie organiche. Tu non puoi curare il tuo corpo che è fatto di materie organiche con materie chimiche, ok? Dopo ti portano nello stato fuori dalla sobrietà in cui dovresti stare. Ti porta fuori dalla lucidità. Ecco perché la maggior parte che dicono che sono in chiesa
fanno solamente finta. Anch'io ho vissuto il mondo della chiesa. Ogni domenica sembriamo tutti santi. Seguito, sì, sì, sì. Appena finisce, ok, ci cosa? Dietro. Sì, si parla dietro. Fanno i peggiori dei peggiori. Sì, sì, sì. E io nella chiesa ho visto cose oscene, ho visto il prete che va con la moglie di un altro, se sono sempre a parlare male dell'altro e male dell'altro, non hanno la vera cura. Quindi, non te le dico, i bambini, i rituali che ci fanno in piazza dove sono nella roulotte, da. I rituali, io vado vicino al prete, lascia questa creatura che appartiene a Dio, nel nome di Yahweh Shai, niente. La bambina proprio in confusione. E infatti quello che fanno è quello di imporre un gioco. Ho discutato il teco Bakasha. Matteo 23, Bakasha. Lo prendo io. Vai. Prendo un precetto prima. Che poi sai, prima quello che abbiamo letto qua è che la medicina viene dalla terra, no? Però comunque naturalmente qualsiasi medicina viene dalla terra, Giuseppe, se noi non chiediamo la benedizione al Signore, dico con questa medicina qua. E a volte guarda, quando si parla di medicina si parla pure di una tisana calda con miele e limone, un po' di curcuma, un po' di delle varie erbe. Che poi tante volte se tu hai un disturbo, basta che tu scrivi rimedio naturale, mal di stomaco e ti vengono fuori i rimedi naturali. Però sempre. Cioè, è proprio dovere, doveroso farlo pregando che il Signore ti benedica quella medicina là. È il padre che cura. Perché guarda che dice qua in Sapienza di Salomone, capitolo 16, versetto 12, dice: perché non fu né un'erba né un calmante che li rimise in salute, ma la tua parola, o Signore, che ogni cosa guarisce. Quindi questo è, capite? Cioè, è importante proprio mettere insieme le due cose, a livello che noi lo sappiamo che viviamo in un mondo contaminato, quindi abbiamo proprio la necessità di benedire ogni volta che mangiamo quello che stiamo mangiando, ogni cosa che prendiamo, abbiamo proprio la necessità di benedirlo, affinché proprio il Signore ci protegge e ci faccia stare in salute, perché poi se stai in salute fisicamente, poi stai anche in salute spiritualmente. Inizia, capisci? Proprio da fisicamente, è questo che non ti dicono. Piano piano comincia a cambiare la tua alimentazione, che l'alimentazione è anche molto importante. C'è una parola di, come si chiama, Socrate, non lo so, Ippocrate, uno di questi greci, no? Lui dice: fai che la tua cura sia il tuo cibo, ok? Le scritture ci danno una legge dietetica, come si dice? Dietetica. Dietetica. Queste leggi non sono state date per nulla, sono state date per il nostro bene, ok? Perché, come dicevo prima, la parola sobrio, bisogna meditarci sopra, perché la parola sobrio va ma proprio in profondo, essere nella mente giusta. Ed è, noi siamo in una continua battaglia con questi diavoli che governano il mondo. Sai perché? Perché vogliono sempre la cosa là. Vogliono sempre tenerti in uno stato che non sei lucido, ok? Perché quando non sei lucido non puoi andare dietro al padre, poi vai in chiesa e in chiesa ti mettono dei giochi inutili, ok? Questo è il libro di Matteo 23 e 4, dice: infatti legano dei fardelli pesanti e difficili da portare e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Questo perché se vai a vedere, quelli là, ad esempio, che ti danno queste cure, se vai a vedere, loro in realtà prendono le cure naturali, sì? Hai capito? Però che fanno? Mettono invece sulle nostre spalle il gioco pesante, a finale che ti... praticamente, questo capita sia dal punto di vista delle religioni, ma lo sto prendendo dal punto di vista proprio del nostro stile di vita. Cioè noi in questo mondo qua, quello che diceva il fratello, ti mettono in una situazione pesante mentalmente affinché tu proprio non puoi concentrarti, fuori. Non puoi essere lucido, infatti, non puoi essere lucido per capire poi qual è la verità, capisci? Perché ti mettono... Tra le 17 medicine c'è la serotonina e l'ansiolitico che devo portare appresso E tu vedi... Per le tue patologie, quando scrivi rimedi naturali per questa patologia, sì, che tante volte, sai come sono state create tutte quelle pastiglie che noi vediamo? Sì. Sono state create che hanno delle proprietà simili a quelle naturali, che tu quando le prendi ti danno un sollievo, però non ti curano totalmente. Sì. Per questo se tu invece vedi da quale pianta davvero hanno preso quello, che poi ci sta anche nella descrizione, sì, sì, e sì, tu quelle piante te le prendi e ti fa una tisana, vedi che là ti curi veramente. Ma infatti lo fanno apposta, perché questa è la magia, la parola farmachea, ok? Dove prendi una medicina, e quello che devi capire è che l'industria farmaceutica
vuole renderti un buon compratore, è questo che gli ne frega, non ti voglio curare, vuole curare, perché se ti cura tu non torni più a comprare queste medicine. Big Far e Big Arm. Hai già capito. Quindi loro vogliono tenerti un buon cliente, certo. Che tu torni sempre. Ecco perché dobbiamo, queste parole davvero sono parole forti, ok? Un uomo saggio ne prenderà proprio e farà uso di queste parole qui, perché qui queste parole, come dicono il libro di Salmi 109, versetto 109. Qual è il 109 e 9? Cioè 109 e 9, che dice come fa un 119 e 9, come fa un giovane, vai, leggilo, va, che c'è. Questo è Salmi, capitolo 119, versetto 9, che si legge. Dice, come potrà il giovane rendere pura la sua via? Cioè praticamente qua sta ponendo una domanda, la Bibbia ti sta ponendo una domanda, come possiamo rimetterci in sesto, come possiamo metterci, come possiamo stare bene, sia fisicamente che mentalmente? No, beh, come abbiamo detto prima, si ricorda, non puoi stare bene spiritualmente se fisicamente non metti a posto la tua vita, perché tutte le due cose funzionano insieme, sì. Una mente, un corpo sano, come la fede cammina con le opere e le opere camminano con la fede. Allora, bellissimo, mi hai proprio anticipato qualcosa che volevo dire ma mi è sfuggito. È qui che viene la fede a chi sta ricevendo. Tu hai tutte queste infermità, allora attraverso la fede cominci a mettere in pratica piano piano queste parole qui, un passo alla volta, non correre più veloce di quello che non riesci, se no cosa succede? Cadi e devi ripartire da capo. Ed è questo che le chiese non dicono. La chiesa, quando vai in chiesa, ti dicono boom, boom. Alcune chiese sono davvero severi, che arrivi lì sembra che sei la peggior persona di questo mondo qui. Yahweh Shai non ha fatto questo. Anzi, Yahweh Shai è diventato proprio famoso perché andava a curare la gente. Il Signore diceva, io non sono venuto a chiamare quelli che si credono giusti, io sono venuto a chiamare i peccatori, i malati. Che tante volte anche nella Bibbia, quando si dice di andare a curare i malati, non sta parlando proprio, sai, come fanno gli evangelisti che si mettono là, ti impongono le mani, nel nome di Gesù che non succede niente. Non è quello che intendeva il Signore. Curare i malati, principalmente sta parlando di malati spirituali. Cioè, perché noi andando dietro a altre filosofie, poi dopo... Non conosciamo neanche poi qual è la cosa giusta. Stesso esempio, guarda quello che è successo. Spirito mi ha mandato qui. Quelle, assolutamente, infatti noi siamo felici di averti qua, Giuseppe. Grazie. Siamo felici di condividere, praticamente di darti la buona notizia anche a te, perché questo fa parte della buona notizia, capito? Quello volevo sentire. Anzi, proprio ti prendo questo qua, questo è Marco, capitolo. Guarda, hai aperto quella serata ancora. Basta, vai qua, esta. Dopo. E questo fa parte della buona notizia. Questo è Marco capitolo 16, anzi chiudiamo prima primo Pietro capitolo 5 versetto 8, che dice: siate sobri e vegliate, il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Infatti, se ci fai caso, noi, a differenza delle religioni, non siamo qua a cercare persone che entrano, perché noi non siamo una religione, non diciamo vieni con noi. Decima niente, niente decima. A parte questo, che è proprio un grande segnale, che quello là di io non ho mai visto, da tanti anni che imparo dalla Gran Pietra di Mulino, dalla CMS, non ho mai visto nessuno chiedere un euro. Anzi, quando si avvicinava qualcuno a dare soldi, loro dicevano di no. Questo è cosa ti insegna? Ti insegna che sono gli uomini inviati dal Signore. Che il Signore dice non prendere... Non chiedete oro alla gente, non chiedete niente, perché gratuitamente avrete ricevuto, gratuitamente date. Però poi che fai? Le religioni, invece, questo distingue le religioni dalla verità. Ma poi noi non siamo qua, come dice il diavolo va ruggente cercando chi possa divorare. Non è che siamo qua a cercare, a dire vieni con noi, ti diamo la verità della Bibbia. Se la ricevi è bene, se non la ricevi, anzi, ma sì, noi, sì, sì, noi sì. Sai cosa, l'unica cosa che possiamo fare noi è quella di mettere il seme. Infatti quello lo chiamiamo campo, perché come vediamo la pietra, stop, basta. Bravissimo. Noi mettiamo il seme, poi toccherà a te andare a casa e diciamo annaffiare questa verità. È come l'annaffi, è tutto uno studiare alla fine, certo. Perché giustamente il Signore ti dice studiati per diventare, per essere approvato. Quello che dice il fratello in questo momento, questo è il libro di Proverbi, capitolo 4, da versetto 21, che dice, no, anzi inizio da versetto 20, dice: figlio mio, stai attento alle mie parole, inclina l'orecchio ai miei detti,
Allora, bisogna fare attenzione, perché quando le chiese, la maggior parte di loro lo usano male questa scrittura qui. Tu devi attenere come lei deve attenere alle parole del Signore, ok? Perché gli uomini sono ingannevoli, possono prendere queste parole e giratele. Le scritture possono dire A e loro cercano di farti fare C o D, ok? Quindi dice, non si allontanino mai dal tuo occhio, conservali in fondo al cuore, poiché sono vita per quelli che li trovano, salute per tutto il loro corpo. Quella è una, ti conviene anche a te, perché tu più impari a conoscere la Bibbia. Noi abbiamo messo il seme, ma sai qual è la differenza, Giuseppe? Perché, lo spirito di Yahweh, cioè la scrittura dice che quando tu riconosci Yahweh Shai come il figlio di Dio, sì, praticamente il Padre ti manda lo Spirito Santo nel suo nome. Lo Spirito Santo... E adesso sono libero, prima non ero ancora in tribolazione con gli evangelisti. Lo Spirito Santo ti dà l'intendimento della Bibbia. E che cosa fai? Tu una volta adesso hai il seme, questo seme tu lo nutri attraverso la parola di Dio, che però io credo che tu già l'hai letta la Bibbia, sì, però il consiglio che do è quello là di leggerla in ordine cronologico. Perché se tu la leggi in ordine cronologico e poi alla fine capisci la storia, capisci? Cioè non brogli. Bravissimo. E quindi questo che cosa fa? Fa pure sì che quando tu ti fermi a parlare con persone che stanno predicando la Bibbia, come in questo caso, tu puoi discernere se questi stanno dicendo la verità o stanno dicendo una menzogna. Perché tu hai studiato la Bibbia, sai quello che dice la Bibbia, e allora non ti, pure se viene un evangelista, un mormone, un testimone di Geova a parlarti, tu riesci a capire se è un inviato di Dio o dell'avversario, capisci? E comunque lui ha detto qualcosa. Diciamo ho un paio di doni che il Signore mi ha dato. Ehi, il padre che dà doni a tutti gratuitamente. I talenti. Quindi sicuramente il padre, come ha dato a tutti noi, qualcosa ha dato a te. E questo resta anche te scoprire questi doni qui e usarlo bene, ok? Hai detto qualcosa di molto importante qui, non la prendo per scontato. Poco fa hai detto che adesso ti senti libero da quando non sei con loro. Infatti cosa dicono il libro di Giovanni? Che riceverai la verità, conoscerai la verità e la verità ti renderà libero. E io lo sento libero, Giuseppe. Lo sento libero. Finalmente ho conosciuto la verità e sai perché? E secondo me ti senti pure addosso quel peso della religione. È quello che abbiamo letto prima nel libro di Matteo, che parla dei giochi pesanti che buttano sulla gente. Infatti il nome della religione, quella religione in latino, no, religio, significa... Io so benissimo. Legare. Mi so per come messo gli antistamini. Sto proprio bene, sto proprio serio. Questo è l'inizio. Io apro la Bibbia. Bravissimo. La mia cosa. Grazie, Giuseppe. Tu sei domande, qua stiamo. Mi ha fatto davvero piacere. Anzi, voglio prendere l'acqua. Ce l'abbiamo l'acqua, grazie. Ce l'abbiamo. Okay. Grazie. Sai, per appoggiare quel precetto che dove abbiamo letto che Pietro fa, state svegli, state sobri, affinché ecco, quelli delle religioni non ti prendono e non ti fanno loro. Parte per arrivare a quello è un processo, per arrivare a quello, guarda qua che dice il Signore, dice, questo è Luca capitolo 21, versetto 34, dice, badate a voi stessi, perché i vostri cuori. Quando parla di cuori non sta parlando dell'organo, la parola cuore in ebraico è lab, che significa mente, quindi la vostra mente. Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezze, praticamente i vizi che sono quelli là che ci fanno male, tipo come fumare, ad esempio bere non è male, si esagera è male, capisci? Lo so, ma io da ex alcolizzato basta un bicchiere e mi ritrovo. Quindi allora, spirito vedi, adesso mi ha spezzato le catene dell'alcol. Adesso e pecco una sigaretta e il caffè. Ok, allora sto in carne. Allora vedi, adesso purtroppo non riesco a staccare il caffè e la sigaretta. E io voglio dirti qualcosa, il caffè non c'è nulla di male, ok? Se la prendi, ma ogni cosa va usato nel modo giusto. Hey, shalom to the Zakan from GMS South Carolina. North Carolina. Shalom. Hey, shalom. Shalom. Yahobash miyosh habrakta. That's the Zakan Hawad. Samanabal, vradem. Ok, volevo dire qualcosa importante. Posso dare un precetto prima? Sì, vai. Non voglio dimenticare. Vai, se no ti faccio dimenticare, allora, vai. Quello che volevo dire è che, vedi, un passo a volta, ok? Un passo a volta, davvero.
non prendere tutto questo peso su te stesso, un passo a volta. Hai personalmente, per smettere di fumare, ci ho messo 5 mesi. Ok, io staccavo, riprendevo, staccavo, riprendevo. Ci ho messo tantissimo, ma credimi che sono cose molto possibili. Più che... A volte me la fa staccare il signore. Il padre ce lo fa staccare. Che la farà staccare? Ce lo farà staccare. No, mentre so... Boom. Ok? Un passo a volta. Ma il caffè non è un male, ok? Ogni cosa usato nella maniera giusta non è un male. Cosa è qual è il fatto? Okay. Che se uno è abituato a fare caffè e sigaretta, anche sì, il caffè non è male, però tu c'hai quell'abitudine a dire quando mi faccio il caffè mi prendo pure la sigaretta. Quindi magari sai, dai, essere pure tu bravo, perché alla fine quello là del fumo è un demone, capito? Un demone, quando si parla di demone, non dà paura a livello a dire i demoni. No, i demoni al finale sono degli spiriti che comunque vengono dal Signore. Cioè, il demone del fumo è un demone veramente... è forte, però è tutto scemo proprio se ci pensi, perché ti tiene, cioè ti fa credere che tu hai bisogno di quella per vivere. Come hai fatto quell'altra volta, io non, dato che non sono io di fare lo youtuber, ma su youtuber io non ci sto perché non voglio soldi, non voglio andare da Barbara D'Urso, non voglio andare da nessuno, non voglio notorietà. E comunque io dissi, ho vissuto la guerra del Vietnam, perché la reincarnazione 1965, capisci? Con l'Hard Castle, io facevo la break così e una donna bionda mi perseguitava e facevo il robot da piccolino così. E poi l'Hard Castle, da quando l'ho sentito, ho sentito che ho fatto la guerra in Vietnam, che tu dicessi vabbè, e questo sarà fuori campo. Comunque io l'ho vissuta. Il padre è così talmente grande che ci sono dei video su YouTube che c'è gente proprio che si ricorda proprio. C'è un video che ho visto scioccante. Questa bambina nata che parla una lingua proprio di un altro posto che non è mai stata, e lei si ricorda proprio delle cose successe in quel posto là. Sono stati là a vedere se le cose erano così. Ha descritto anche la casa, tutto. Era incredibile, lei, il padre l'ha permesso di ricordare. Le scritture dicono nel libro di Ecclesiaste che non c'è ricordo delle cose passate. Però qualche déjà vu ce l'abbiamo. Ma qualche déjà vu il padre ce lo vuole permettere, ti fa ricordare. Sì. Queste scritture sono davvero forti, sono davvero potenti, e la gente che non lo comprende, e tu, ti dico, sei già in un buonissimo posto, davvero, assolutamente. Buon punto. Ti dico una cosa, i tuoi problemi di sigaretta non è il peggiore dei punti che uno può essere, ok? Il peggiore del punto che uno può essere è quel blocco spirituale per non ricevere la parola. Ah, bravi, sì. Non mi sento quello, libero, quello è il peggiore. Poi quello là di togliere la sigaretta è un processo. Quello è un che processo. Fa parte della purificazione. È un processo di purificazione. Un passo a volta. Questo è... E scusami, prima di dire, quello è un demone, fratello, ti diceva che è un demone. E questo demone viene cacciato via, come questo è il libro di Matteo, capitolo 17, versetto 21, dice questa specie di demone non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno. E ti dico che... Quante volte io ho digiunato? Ti dico che io, personalmente, per smettere di fumare, che io ero un tossicodipendente davvero quando a livelli di sigarette. Sì, ho seguito i vecchi filmati in Inghilterra. Sì. E per smettere di fumare, davvero, il digiuno mi ha aiutato. Il digiuno, sai cosa fa? Il digiuno è anche un modo per te, davvero. Tu, non ti dico di iniziare a digiunare tutto forte, no. Comincia, se c'è una cosa che si chiama digiuno intermittente. Per esempio, se tu mangi alle 6 della sera, non fare più altri pasti, magari fino a... Al giorno dopo, Al giorno dopo, tipo le 12, l'una. Inizia con un passo a volta, se riesci a portarla fino alle 10 di mattina, questo si chiama digiuno mittente, perché quando sei nello stato di digiuno, i tessuti e le tue cellule si curano da soli. Si curano da soli, si chiama processo di autorigeneramento. Sì, ma c'è un termine che parte da quando praticamente tu non stai mangiando da 14 ore.
Dopo, infatti per questo il fratello ti dice, se tu mangi verso le 6 alle 7, poi se ci pensi, alle 7 della mattina del giorno dopo già sono passate 12 ore. Sono già passate. Cioè, quindi passa 12 ore veloce, perché si è passata la notte. Basta che tu arrivi fino a, già alle 10, già praticamente questo processo si è attivato in te. E che fa questo processo? Prende le cellule vecchie, le cellule morte, e te le purifica, cioè praticamente te le annulla e ne fa rinascere altre. Il padre ha fatto una macchina assolutamente... Sì. Guarda che tutte le cose che abbiamo oggi sono state create guardando il corpo umano, ok? Il motore della macchina ha il suo polmone, ha il suo filtro che è il fegato. Cioè, tutte le cose che abbiamo oggi sono tutte basate sul corpo umano, che il padre ha creato davvero una macchina da guerra. E sì, questi qua, che sono al potere, stanno facendo di tutto per distruggere questa cosa qui. Perché se tu non stai bene fisicamente, spiritualmente, sei davvero... Infatti proprio già ho fatto di creare la sigaretta, no? E poi sul pacchetto mi scrivi il fumo uccide. Se tu fossi un governo buono, cioè tu non me lo dovresti nemmeno vendere. Non è che me lo vendi e mi dici il fumo uccide praticamente. Per questo hanno creato tante cose, ma pure la droga, sai, per esempio una cosa che stavamo parlando ieri. Sai quando in America, ma pure se mi sbaglio a Napoli, c'è stato il periodo dell'eroina. Sì. Parecchi ragazzi si sono rovinati, no? Fentanyl. Ma li fentanyl. Fentanyl. Pure in America. Praticamente questi qua sono cose finanziate dal governo per distruggere il popolino. Perché il popolino, la maggior parte del popolino. Gli americani reclutati non vogliono essere più reclutati perché poi gettano a mezza una vita e muoiono di fame. Li gonfiano di fentanyl, e domiti. E li fanno anche apposta, perché ricordiamoci che il primo figlio di Esaù si chiama Elifaz, Alafaso, che vuol dire oro è mio Dio. Lo fanno per il guadagno. Loro non vogliono pagare la pensione alla gente. Vogliono che tu arrivi ai tuoi 56, 57, ciao. Siringhina, come il periodo della siringhina, sì. L'Inps quanto ha sparagnato? Sì. Però in realtà, a parte dal punto di vista economico, conta, no, sì, però proprio... ne hanno già abbastanza. Se quello che fate è che, siccome loro sanno che il popolino, la maggior parte del popolino sono le 12 tribù di Israele, cioè le 12 tribù di Israele oggi, eliminare. Secondo la punizione che il nostro padre ci ha dato, noi siamo gli ultimi della società. Quindi praticamente, infatti, chi sono i neri, i latini, i nativi indiani, noi del sud Italia, per la maggior parte, vedi, a chi è che ha rovinato la droga? A noi praticamente, loro sono andati a colpire il popolino, così che praticamente tu non stai più lucido, capisci? Allora loro ti possono controllare meglio, ti possono controllare. Manipolare. Bravissimo. Questo è Ecclesiaste, capitolo 37, versetto 27, che dice, figlio mio, infatti questo è bello, questo qua me l'ha fatto venire in mente quando stava dando consigli su essere, su andare passo per passo, capito? Eppure, sai cosa ti fa il camminare in questa verità, Giuseppe? Ti fa iniziare a conoscere pure te stesso, a livello a dire che cosa mi fa bene e che cosa mi fa male. Questo è Giuseppe, ti devo dire, sei messo davvero bene, sei messo benissimo, te lo dico. Il tuo problema di sigaretta adesso... Ci fare la battaglia contro la carne. Sì. Mentalmente, spiritualmente, sei messo troppo bene. Sei messo troppo bene. Nonostante i metastasi Sei messo bene, sei messo bene. Sai qual è la cosa, Giuseppe? Mi sento proprio libero. Perché il corpo, con tutto quello che può avere, il corpo diventa polvere. Quello che è importante è lo spirito. Cioè, il Signore ci potrebbe chiamare anche domani, ma l'importante è che il nostro spirito sta edificato, il nostro spirito è cresciuto e sta bene. Dice il mio dottore di base, tu dovresti stare dentro al letto e andiamo over. Vangelo a spiegare, mi viene per pazzo. E sono pazzo, sono pazzo. E lei sono pazzi? Sì, voglio essere pazzi. E Baba Kasha, puoi prendere, prima di prendere questo precetto che prenderemo, per favore, puoi prendere il libro di Secondo Samuele, che dice che la questione di salute è nelle mani del padre. Perché tu adesso ti stai curando spiritualmente, che è la cosa più importante, e tu il battesimo attraverso le parole l'hai ricevuto. Ok? Apostolo Paolo, fino ai suoi tempi, lui aveva un problema sul fianco. Sì, sì, il padre non l'ha curato. Aveva questo problema che era proprio che gli faceva male. Lo faceva proprio male. Il padre non l'ha voluto curare affinché poteva umiliarlo un attimo. Ok? Tu
non è detto, il Padre potrebbe avere misericordia su di te, perché adesso che stai curando spiritualmente, il Padre potrebbe anche curarti molto fisicamente. Tu pensa a Giobbe quello che gli pensa a Giobbe. Giobbe proprio a livello di malattia, cioè, Giobbe fa che no, la gente non poteva stare vicino, a lui capuzzava talmente da tutte le infermità che gli aveva dato. Però sono prove per noi, prove per vedere se lo rinneghiamo o se abbiamo sempre, comunque se lo ringraziamo per tutto quello che diamo per scontato, che già il fatto che possiamo camminare, già proprio il fatto che possiamo mangiare, già il fatto che possiamo stare bene, già che proprio il fatto che ci alziamo la mattina è da benedire il Signore, capito? Che Dio vi benedica, svegliarsi la mattina e vedervi spiritualmente. Hai preso la persona. Sto benissimo, sì. Sto proprio bene vicino a voi. E un po' così ci consoliamo, guarda, questo è quello che ci ha mandato a fare il Signore, a fortificarci l'un l'altro, ma... Anzi, prendo un precetto. Cioè, noi un poco d'acqua. E mi si rompe. Dai un bicchiere. No, c'è l'acqua io, la pigliai, ce l'ho là. Hai una hai dove sederti? Sì. Continuate le vostre cose. Io bevo l'acqua e poi... Ma questo è 1 Tessalonicesi 4:18. Dice, consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Versetto 1 Tessalonicesi 5:11. Perciò consolatevi a vicenda ed edificatevi gli uni gli altri, come d'altronde già fate. Questo è il nostro obiettivo. Questo è il nostro obiettivo. Noi non siamo qui a metterti giochi inutili come fanno le varie religioni. Noi siamo qui a dirti, dai coraggio fratello, ce la fai, davvero? E sei messo bene. Le pecore sbarrite. Sì. Anzi, noi siamo qua a dire, questa è la tua battaglia. Anzi, ti fortifichiamo nella tua battaglia. Mi sto preparando per la grande tribolazione. Apostolo Paolo ha pregato 3 volte per far mandare via quella sua malattia là. Il Padre non gliel'ha permesso. Affinché lui non si inorgoglisse. Il Padre non gliel'ha tolto. Qua ti voglio dare questo precetto, poi ti puoi accomodare tranquillamente. Questo è Ecclesiastico, capitolo 37, versetto 27, che dice, figlio mio, prova l'anima tua nella vita e vedi ciò che è male per essa e non darglielo. Cioè praticamente qua tu... E l'hai detto che l'alcol è un male per te, perché appena bevi tu ti lo attacchi. È un esempio di quello che sta dicendo qui, devi conoscere le cose. Solfiti, economici, roba varia, ecco, solfiti, astinenza. Vedi? Ero morto. Vedi? Tu quando sai che qualcosa non va bene per te, stane lontano, ok? Stane lontano. Questo è il versetto 30, dice, perché l'eccesso di carne porta alla malattia. Infatti anche se limitare il consumo di carne rossa è buono, mangiare più verdura, legumi. Gotta. E fa gotta? La gotta mi ha fatto da 43 a 45. Okay. Allo purinolo. Infatti il versetto 31 dice, con la sobrietà molti sono morti, ma chi fa attenzione prolunga la sua vita. E cioè, noi semplicemente facciamo attenzione a quello che è la cosa migliore per noi, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista spirituale. E comunque, sai, già la vita è difficile ed è una battaglia. Che cosa dobbiamo fare noi? Quella là di rendercela più semplice possibile. Ci svegliamo, già la vita è difficile da sé. Guarda a destra, avanti, a sinistra, di tribolazione. Poi se andiamo pure dietro, ti buttano sotto. Se andiamo pure dietro a quello che dicono le altre persone, finiamo peggio. Pertanto abbiamo le indicazioni, abbiamo le istruzioni. Qui come dico, per me la Bibbia è un manuale di istruzione su come vivere sul pianeta. Shalom. Affinché tutti i tuoi problemi, preghiamo affinché Yahweh Hashem Yahushai possa esserti di aiuto. Se avevamo l'olio, quello ho pensato in questo momento. Ce l'hai dietro? No. You have the oil. Non abbiamo l'olio dietro, se no ti avremo unto, davvero. E ci sarà una prossima volta, comunque preghiamo per te affinché il Padre Yahweh Hashem Yahushai possa curare tutte le tue infermità, affinché ti possa dare forza, affinché ti possa dare sempre lo spirito per seguire le sue parole. Yahweh Hashem Yahushai Baharak Hakadash Brakata. Yahweh Hashem Yahushai Brakata. Grazie Signore. Shalom. E continuiamo questa lezione parlando di benessere. Okay. Mm-hmm. Perché questo è un'arma molto grande, che i nostri avversari, i figli di Satana che governano il mondo, usano, okay, per tenerci sotto i loro giochi. Wow. Okay. E prima di tutto mi ha fatto davvero piacere vedere il signor Giuseppe che veniti a trovare. È stato davvero bello, un bel spirito. Sì,
Che sai, la sensazione che mi dava qual era? Quella là di dire, ah, finalmente ho trovato la verità, finalmente, cioè stava sereno in spirito, capito? Dicevo, ah, finalmente sono fuori dalle religioni, sono fuori da quel peso che ti mettono le religioni. Perché è quello che fanno le religioni ti mettono solamente in un peso inutile, ok? Bravissimo. Ti danno giochi inutili, ok? Vuoi questo? Ti protegge dal sole, fidati. Che il sole ti batte. Non so benissimo, non so, sì? Poi per caso mai ti metto l'acqua in testa. Ah, ok. Grazie. Bravissimo. Abbiamo fatto. Io voglio un po' di acqua. Abbiamo fatto, quindi. Fate già, where? Se hai bisogno di qualcosa possiamo andarti a prendere qualcosa. No, anzi, io sono venuto per voi. Il signore mi ha mandato anche per... condividere. Hai bisogno di qualcosa? Prego. Quello che faccio io. Prendi Baba Kasha, fatevi pronti alle vostre battaglie. Questo è il secondo Esdra, capitolo 16, versetto 40. Dice: o popolo mio, ascolta la mia parola, preparati alla tua battaglia, e in quei mali sii proprio come pellegrini sulla terra. Preparatevi alla vostra battaglia, appoggialo Baba Kasha con il libro di Efesini capitolo 6, perché non abbiamo tante battaglie da combattere, ma la prima battaglia, come dicevamo, è la battaglia contro te stesso, perché sei tu il tuo primo nemico, è la carne, il tuo uomo vecchio e il tuo uomo nuovo. E tutti noi abbiamo avuto questo percorso quando siamo entrati in questa verità qui. Era una lotta mettere a soggetto questa carnalità, ok? Perché è normale, il padre lo ha creato così. E una volta riesci a combattere questo te stesso, ok? Questa carnalità, cominci a passare a altri livelli di battaglie, ok? Cominci a combattere le magie di Esau Edom, ok? Inquinazione dell'aria, inquinazione dell'acqua, cominci a combattere contro l'inquinazione del cibo. Ci sono varie battaglie, ci sarà una battaglia finale, e questo uomo non si ferma, allarga la sua bocca come i soggiorni della morte, ok? E questa ultima battaglia è quella in cui predichiamo e ci teniamo a farvelo sapere, a differenza di altre religioni. Vi dicono pentiti, bla bla bla, Gesù torna o non torna. Ok, ma non vi dicono l'essenza delle cose che stanno per accadere, ok? Il marchio della bestia, ok? È pronto, questa è l'ultima battaglia in cui dobbiamo essere fedeli alle parole dell'Altissimo, perché c'è una promessa a chi lo prende. Non sarà come i tempi dei Gran C 2019, che il Padre ha avuto misericordia su molti che l'hanno preso in ignoranza. Questo non c'è rimedio, ok? Queste voglio rileggere, queste... Secondo Esdra 16:40 dice: o popolo mio, ok, innanzitutto qua quando veniamo ecco, a chiamare le pecore smarrite della casa di Israele, ad avvertire e a preparare, ecco, in questo caso alla battaglia. Uno, ecco, chiamiamo le pecore smarrite a dire: torna alla tua vera identità, torna al tuo vero Signore, al Signore Yahweh Shai e al Signore del nostro Signore, il Padre Altissimo Yahweh. Yahweh significa colui che è o colui che esiste, Yahweh Shai è il Salvatore, colui che salva. Ok, quindi o popolo mio, intanto vi diciamo: o popolo mio, chi è il popolo di Dio? Perché questo messaggio è diretto al popolo di Dio. Ascolta la mia parola. Quindi ascolta la mia parola. Infatti noi qua stiamo a preparare, ad avvertire, a chiamare attraverso la parola di Dio. Non siamo qui attraverso parole, attraverso la nostra opinione personale. Noi siamo qua a chiamare attraverso la parola della Bibbia. Infatti quando ti fermi ad ascoltare, la prima cosa che ti chiediamo è se credi nella Bibbia. Perché non siamo qua per intrattenere, non siamo qua per mantenere conversazioni o fare spettacolo per la gente. Noi siamo qua a preparare la nostra gente. Perché dice: o popolo mio, ascolta la mia parola, preparati alla tua battaglia. Perché la gente... No, Yapa, scusami, voglio... la parola, è importante la parola là. Ascolta, okay. La mia parola. Ascolta la mia parola. Ok, perché questa parola, infatti, il libro di cosa è? Isaia 55,
E se gli dice, la parola sarà la stabilità dei tuoi tempi. 33-6. Ok, 33-6. Quindi è molto importante per prepararti alla tua battaglia. Qual è l'istruzione che hai bisogno? Poi andremo a prendere il libro di Efesini 6 che parla della martura, okay, e tutto il resto. Ok, hai bisogno della parola. Ok, però non lo so, dentro non è venuto. Non hai bisogno di parole vane, di ipotesi degli uomini, di cazzate varie. Hai bisogno proprio della parola dell'Altissimo. Devi conoscere la parola. Ok, se tu dici che sei un uomo dell'Altissimo e non conosci le parole, e questo attraverso lo Spirito. Fratello lo diceva al signore Giuseppe, che devi conoscere le parole affinché ti puoi tutelare quando vengono questa gente qui a cercare di ingannarti con delle varie dottrine che non ci sono. Ok? Ecco perché molta della nostra gente è vittima davvero del gioco pesante posto da queste religioni, queste varie religioni. Ok? Questo è, se ci vedi, il gregge, di pascere le pecore, dove sono? Io non vedo nessuno, massimo ogni tanto vediamo fuori in giacca e cravatta, vediamo i testimoni di Gerola là, che non hanno nemmeno la Bibbia, perché hanno solo il libretto della torre di guardia, non sono nemmeno lì ad insegnare la Bibbia, stanno lì fermi come bidoni dell'immondizia. Anzi, sono proprio come il signore Yahawah Shai diceva in Matteo 23, vicino ai farisei, fa, siete belli fuori, ma dentro siete delle tombe praticamente, siete delle sepolture. La stessa cosa loro, si vestono tutti in giacca e cravatta, e poi dentro sono una fossa profonda. Perché? Perché non stanno avvertendo nessuno. Che semplicemente, infatti, noi basta guardare a oggi la gente come passa e spassa, come se niente stesse accadendo. La gente non sa che tra poco tutta questa normalità, questa società collasserà. Tutto cambierà, ok? Tra poco non potrai andare a fare non potrai andare a prendere un caffè se non ti metti il marchio della bestia nella mano. E okay? Attraverso lo spirito, il fratello stanotte ha avuto un bel sogno. Dai, racconta, sì, il sogno. Ma questa notte è stata una notte particolare, a dire la verità, perché nella prima parte di una notte della notte è venuto un demone a trovarmi si chiama paralisi del sonno, ok? Quando tu sei nel letto che non riesci a muoverti e un demone in quel momento ti sta tenendo bloccato, ti sta tenendo fermo, ed erano circa le 3:30 quando mi è accaduto questo. Io ho invocato il nome del Dio vivente Yahawah Basham, Yahawah Shai, e a un certo punto l'ho proprio sfidato, ho detto: che vogliamo fare? Sei più forte tu o sono più forte io col nome del Dio vivente? Infatti ho invocato Yahawah Basham, Yahawah Shai, Gayar Atashatan, o Gaya Yahawah Basham, Yahawah Shai, Gayara Krawat Raiwat, che significa sgrida questi spiriti maligni. E questo ho fatto questa notte. A un certo punto ero fermo nel letto, ero bloccato, e ho invocato il nome del mio Dio, ok? Del Dio dei miei padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio di Israele, il Dio di Yasharala. E il Signore mi ha liberato da questo demone qui. Mi sono alzato, ho salutato i fratelli, che anche loro sentivano che c'era qualcosa nella casa, e dopodiché abbiamo dormito tutti quanti bene, perché abbiamo pregato il Signore Yahawah Basham, Yahawah Shai, che mandasse via questo demone che voleva disturbarci questa notte, affinché noi non riposassimo bene e poi oggi non venivamo magari a fare campo. Che poi stanotte mi è anche venuto in mente questo, dire: cavolo, non stiamo riposando, domani non andiamo a fare campo perché siamo stanchi, ci sveglieremo tardi, perché l'intenzione era di venire qua comunque intorno a mezzogiorno. E che cosa è accaduto? Che dopo comunque questa prima fase della notte, ho avuto un sogno. Ho avuto un sogno che tornavo a casa dove abito io, e nel mio lavoro c'era una riunione dove c'erano i grandi capi, tutti seduti come una conferenza, e che dicevano vicino a tutti quanti che non si poteva più venire a lavorare se non prendevano il marchio, se non prendevano questo chip. E ho visto che tutti quanti si mettevano in fila per andarsi a fare mettere questo chip. E ho detto: che facciamo qua? Ero l'unico nel mio lavoro che non lo voleva prendere, quindi... Però mi sentivo che se andavo fuori dalla fila loro mi notavano e quindi mi avrebbero fatto arrestare. Quindi ho trovato il modo, ho trovato una scusa per uscire dall'azienda, sono corso via, e mentre andavo via vedevo che nella città era pieno di telecamere. Quindi praticamente quello che mi è stato mostrato questa notte, dopo aver lottato, dopo aver mandato via questo demone qua, il padre mi ha benedetto mandandomi un sogno su quello che sta per venire. Per questo ho detto vicino a questa gente che passa e che spassa, che non lo sanno quello che sta per avvenire. Perché? Perché le religioni, perché il Dio nel quale credono non li ha avvertiti,
ok? Il loro Gesù, Gesù non, loro credono che già sono salvi questa gente qua. Questa è anche l'ipocrisia di quelli che vengono nelle religioni. Se credete di essere già salvi, allora non c'è bisogno che torna il Messia, perché il Messia viene a salvare. Quindi se voi credete di essere già salvi, significa che siete fuori. Anzi, come dico io, se voi credete di essere già salvi, bella salvezza di merda nel quale vi trovate qua. Che salvezza è questa qua? Siamo ancora qua a soffrire. A che cosa serve un dottore a uno che dice che non ha bisogno di essere puro? Questo è. Questo comunque, è. Quello che ha visto il fratello è l'ora della gran tribolazione. Questo è il libro di Apocalisse 2:10, dice: non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedeli fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Che finalmente arriva la grande prova che l'Altissimo ha preparato per tutti gli abitanti della terra. Finalmente arriva che adesso si scopriranno tutti quelli che dicono di credere in Dio, ma in realtà non credono in Dio. Che qua tutti quanti si riempiono la bocca di grazie a Dio, e gloria a Dio, e viva Dio. Però arriva la grande prova dove il Signore praticamente li svergognerà, tutti quanti li svergognerà. Perché? Perché attraverso suo figlio ha fatto una promessa. Ha detto che quando arriverà suo figlio noi entreremo nel regno. Però per entrare in questo regno c'è bisogno di non prendere il marchio della bestia, che praticamente il marchio, alla fine, la parola marchio, che in greco caragma, è un'incisione. L'incisione fa sì che praticamente come quando uno è proprietario di un allevamento, di un bestiame, li marchia per dire ok, questo qua è il mio bestiame. Lo stesso farà la società, il governo di oggi, marchierà la gente per dire questa gente qua appartiene al diavolo, praticamente appartiene a Esau, Edom. Per questo quelli che invece non si marchieranno sono quelli che appartengono al Signore. E non sarà facile non marchiarsi, ok? Non sarà facile non prendere il microchip, il marchio della bestia. Perché senza quello là non si potrà andare a lavorare, senza quello là non potrà andare a fare la spesa, senza quello là non potrà pagare l'affitto. Questo nessuna religione sta dicendo vicino alla gente che tra poco, anzi, se mi puoi prendere 1 Tessalonicesi capitolo 5 versetto 1, dove Paolo dice che il giorno del Signore è vicino, e non c'è bisogno che ve ne parliamo più di tanto, che ve lo spieghiamo più di tanto, però dice che viene come un ladro nella notte. Quante di queste persone stanno aspettando il giorno del Signore? Anzi, tante volte quando gli parli del giorno del Signore ti dicono di no, di aspettare ancora un po', stanno comodi qui. Questo è il libro di 1 Tessalonicesi 5:1 che dice: quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. E verrà come un ladro nella notte perché tutte le cose saranno sempre normali, saranno sempre normalizzate, ok? Chiaro. Come nei tempi del Gran C 2019, era diventata la normalità che tu, che non l'avevi preso, ti eri guardato storto. Arrivano i momenti in cui la gente girerà con i chip nel cervello proprio, e sarà una cosa normale. Vedrete la gente per le strade a fare così, a toccare aria. E sì. Hanno già iniziato con la VR, quegli occhiali tridimensionali praticamente. Arriverà il momento in cui andando in supermercato e pagare con la tua mano sarà una cosa da fighi. Sì. Quindi sarà una cosa normale, e Yahweh Shai tutto all'improvviso torna. Ok? Infatti poi dice sempre in secondo Esdra 16:40, dice: o popolo mio, ascolta la mia parola, preparati alla tua battaglia, e in quei mali sii proprio come pellegrini sulla terra. Perché in quei giorni là, per sopravvivere, come avete visto il sogno raccontato dal fratello, lui non poteva continuare al lavoro, ha dovuto lasciare la linea. O stai nella fila o stai fuori la fila. Ok? E quando stai fuori la fila sono cazzi amari, perché poi devi preoccuparti tu da mangiare e tutto il resto, è lì che viene la fede. Ok? Infatti volevo leggere il libro di... puoi prendere Apocalisse 3:10, Babakasha, che in quei giorni là cominceremo a mettere in pratica queste parole che abbiamo letto finora. Ma molti non hanno capito che mettere in pratica queste parole qui arrivano i giorni in cui proprio devi tirare fuori le palle per far vedere, ok? Vai. Questo è Apocalisse capitolo 3 versetto 10, che dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza,
anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero per mettere alla prova gli abitanti della terra. E questa è una promessa del padre Yahawash Miaoshai, ma noi dobbiamo fare la nostra parte però, ok? Non fate ingannare come molti si sono preoccupati, infatti Yahawashai dice non pensare a cosa devi mangiare domani o a cosa devi vestirti, ok? Arriva il giorno dove tutte queste cose che il Signore ha detto, vediamo chi le mette in pratica. Perché adesso sono belle parole da sentire, magari andiamo nella nostra congregazione dove ci leggono un po' di precetti, un po' di Bibbia, e sono parole che ci fanno piacere. Però quando arriva il giorno dove queste parole devono essere messe in pratica, sarà lì che noi vedremo davvero chi serve Dio e chi non lo serve. Infatti c'è la scrittura che dice che in quei giorni sapranno quelli che sono i miei servi. Quale scrittura è? Sempre secondo Esdra. Sempre perché in quei giorni si conosceranno coloro che sono i miei eletti. Perché? Perché ci saranno giorni dove magari non mangeremo. Ok, quindi là vedremo se avrete pazienza di aspettare la promessa del Signore, dove dice i miei servi mangeranno, i miei servi berranno, oppure se andrete a prendervi il marchio della bestia, il chip, e vi prenderete la razione di cibo che vi dà il governo, qui la bestia. Ed è quello che succederà, perché durante i tempi dei tedeschi avevano lo Steifel, ok? What's the Steifel? You know the Steifel? During the time of the Reich, you know, he was a portion that you get from the government, you know, the stipend. Let me see if you can look it up, Babakasha. Yeah, let me look it up, because I don't know much. Yeah. Questo è Ebrei capitolo 11, dove parla della fede, di quella che ecco farà la differenza nei giorni che arrivano. Che quello è, qua alla fine noi avvertiamo la gente che, di quello che sta per arrivare. Io lo continuo a ripetere e ripetere, perché a me questa cosa mi dà animo, ok? Quando io guardo, ascolto i profeti della Gran Pietramolino, io questo vedo. Io vedo uomini che a loro non interessa il fatto che tu debba entrare in una religione, perché non sono una religione. A loro interessa di portarti la parola, di avvertirti, ok? Loro ti stanno avvertendo da parte del Signore. Che cosa vuoi di più così? Nessuno potrà avere più scuse, ok? Nessuno potrà avere più scuse e dire io non lo sapevo. Perché ormai la verità della Bibbia è arrivata nei quattro punti della terra. E questo è arrivato attraverso internet. Attraverso l'internet, in tutte le lingue. Lo puoi vedere, rivedere, ascoltare quante volte vuoi. La verità è arrivata nei quattro punti della terra, e sappiamo che cosa dice la Bibbia. Che quando la verità arriva nei quattro punti della terra significa che il tempo del Signore è vicino. E il Signore ha mandato questi profeti attraverso lo Spirito. Ha mandato questi profeti ad avvertire la gente. Ok? Che ditemi se ci sono altre chiese, ok? Perché alla fine questa è una chiesa, un'assemblea, un'ecclesia. Se ci sono altre chiese che fanno questo. Io non ho mai visto altre chiese che fanno questo, che vanno a insegnare la verità della Bibbia per le strade, a dare le profezie, ad avvertire la gente. A parlare di tutti gli argomenti che possono servire a noi. Come parlavamo prima con Giuseppe, che dal punto di vista fisico alle sue debolezze, come noi abbiamo le nostre, ognuno di noi ha le debolezze, ma cos'è che ci cura? Innanzitutto ci cura essere disciplinati e diligenti, e questo è quello che fa la parola del Signore. Il Signore ti rende disciplinato, per questo allora arriva la parola discepolo, perché poi a un certo punto ecco tu inizi a lo spirito inizia a vincere sulla carne e ti fa camminare in maniera corretta. Volevo leggere un articolo, perché è importante che cominciamo già ad avere un po' una visione, a vedere un po' in pratica ciò che potrebbe accadere nei tempi che arrivano. Questo è dal museums.wales, dice razionamento del cibo durante la seconda guerra mondiale. Ok? Dice, riesci a immaginare come ti sentiresti oggi se ti dicessero che non potresti comprare il tuo cibo preferito? O se potessi, potresti comprare solo una piccola quantità che dovrebbe durare una settimana e dovresti fare la fila per questo. Questo quindi è quello che viene. Cominciate ad immaginare un attimo che cosa succede qui. Dice, questo è quello che è successo alle persone durante la Seconda Guerra Mondiale tra il 1939 e il 45, quando il razionamento è stato introdotto in Gran Bretagna. Ok? E quando lo Stato fa questo è un gran successo per lo Stato, perché lo Stato vuole proprio questo. Quando lo Stato ha in controllo il tuo cibo, la tua acqua, ok? Quando devi dipendere dallo Stato per le tue porzioni giornalieri, e questo è il successo dello Stato.
Okay? Già è riuscito a fare questo. In altre parole, così hanno le tue palle per le mani, ok? Ed è questo che sta per arrivare. Immaginate che ti svegli la mattina e senza i chip non puoi comprare il cibo, non puoi fare niente. Ed è questo lo scopo, è questo che questi diavoli vogliono, ok? Affinché voi siate proprio dei schiavi proprio sotto lo Stato. Per farvi capire poi come arriva presto questa cosa qua, ricordate nel 2019-2020 quello che è accaduto, di come da una settimana all'altra, da un giorno all'altro, da una settimana all'altra eri obbligato a fare quello che dicevano loro, praticamente. Come da una settimana all'altra eri obbligato a... a seguire le leggi dello Stato, se no non potevi andare al lavoro, appunto. Infatti per questa molta gente si è fatta quello che si è fatta, anche se non era d'accordo, anche se sapeva che c'era qualcosa di sbagliato nella puntura. Alla fine l'hanno fatta perché? Perché era l'unica opzione per andare al lavoro. E questo là deve entrare la fede. Perché molti fratelli della Gran Pietramolino hanno perso il loro lavoro, però adesso ne hanno ricevuto uno migliore. Questo vi fa capire, ecco, che quello che perderemo, riceveremo di meglio. Il Signore Yahawashai lo dice quando Pietro gli domanda: Signore, ma noi abbiamo lasciato tutto per seguirti. Il Signore Yahawashai dice: e nel regno ne avrai 100 volte tanto di questo. Però queste, ripeto, sono tutte quante belle parole, quando si parla di promesse, tutte belle parole, ma arriva il giorno, arriva il momento, arriva il tempo dove dobbiamo mettere in pratica tutte queste parole qui. Cioè, queste parole sono come un pugilato che si allena per diventare un professionista. Lui si allena, ma un giorno deve mettere in pratica tutta questa roba che impara, ok? Assolutamente. Lo si vedrà quando entra nella, come si chiama, nel ring, ok? E parlando della scrittura che abbiamo tirato prima fuori dal libro di Secondo Esdra, parlando: fatevi pronti alle vostre battaglie, ok? Volevo che andiamo a toccare un attimo il libro di Efesini 6, e se vogliamo leggere un po' l'armatura, lo scudo e tutta quella roba là. Questo è Efesini capitolo 6 versetto 10, dice: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. E per fortificarsi nel Signore, non puoi fortificarsi nel Signore se non attraverso le sue parole, ok? Noi ci stiamo fortificando attraverso le parole dell'Altissimo, perché ecco perché le scritture dicono che l'uomo non può sopravvivere solo di cibo fisico, ok? Ma devi mangiare il pane della vita, ok? Parole dell'Altissimo. Dice: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Ok, ci saranno molte insidie lanciate dal diavolo, ok? Molti di noi stiamo soffrendo già delle insidie, ok? Perché queste cose sono delle insidie, le malattie create da ciò che mangiamo, da ciò che beviamo. Queste sono insidie, ok? Quindi dobbiamo renderci pronti alla nostra battaglia, perché cosa succede? Il padre ha un interruttore, ok? Di questi diavoli qui. Quell'interruttore sarà aumentato piano 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 fino al massimo, ok? Piano. Dopo tutta questa qua possiamo anche chiudere. Ok, lo sai, mi è venuto in mente che prima avevo iniziato Matteo capitolo 10 versetto 5 e poi non l'ho concluso. Vai. Quindi voglio tornare velocemente lì. Alla fine questo messaggio è sempre per per gli eletti del popolo di Israele. Sappiate che non tutti comprenderanno questo. Basta vedere quanta gente passa e spassa e nessuno si informa di quello che stiamo avvertendo. Ok? Che qua si pensa noi magari siamo a fare i preti della situazione per portarvi una religione. No, fanculo alle religioni, fanculo anche ai preti. Ok? Non siamo qua in questo qui, siamo qua per avvertire. Puoi prendere gliela per favore? Proverbi capitolo 1 versetto 21. Concludo questo. Questo è Matteo capitolo 10 versetto 5, che dice: questi sono i 12 che Yahawashai mandò dando loro queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. E questo è quello che facciamo, perché il Signore non cambia, il Signore è lo stesso ieri, oggi e per sempre. E quando ha dato queste istruzioni ai 12 apostoli, che simbolizzano le 12 tribù di Israele, l'ho fatto perché i pagani, cioè le altre nazioni, non possono ricevere questa parola qua, okay? Che non fanno parte del patto. E poi andare dalle pecore smarrite: una pecora smarrita è una pecora che si è persa. È una pecora, prima di perdersi, significa che era in un luogo e poi si è persa,
queste, le altre nazioni non hanno mai fatto parte del luogo santo dell'Altissimo, ok? Fin dal principio. Quindi non sono, le altre nazioni non sono pecore smarrite, sono bestie, praticamente, come la Bibbia le descrive. Quando la Bibbia parla di altre nazioni, le paragona sempre alle bestie. Al coccodrillo, al serpente, al dragone, al leopardo, all'orso, così sono sempre state identificate le altre nazioni. Mentre invece quando si parla di pecore, parla del popolo di Israele, parla delle sue pecore, queste pecore smarrite. Queste pecore smarrite che qua li vediamo, che siamo a Napoli, e a Napoli ce ne sono parecchi di israeliti. Queste pecore smarrite che però, come dice la scrittura, questa è Geremia, Geremia 6:16. Grazie Giuseppe. Grazie mille. Guarda. Questo è Geremia capitolo 6 versetto 16. Così dice il Signore Yahweh Basham Yahweh Shai: fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Allora, ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. E anche se non ce lo dicono proprio con la bocca, dire noi non ci incammineremo per essa, ma lo vediamo con i fatti. Perché noi siamo qua a riportarvi ai sentieri antichi, siamo qua a riportarvi al vero Dio, al Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, al Dio di Israele, ok? A chiamarvi fuori dagli idoli delle religioni, ok? A chiamarvi fuori da San Gennaro, San Pasquale e Santa Caterina, a tirarvi fuori dalle Madonne, da tutti gli idoli del diavolo che le religioni vi hanno presentato. Vi stiamo chiamando al Dio vivente Yahweh Basham Yahweh Shai. Ma come vedi, noi non ci incammineremo per essa. Questa gente non importa di loro. Quindi leggi Proverbi 1:21, H. E prima volevo anche aggiungere, Napoli è davvero terribile con l'idolatria. Oggi ho visto letteralmente un altare che hanno fatto per Maradona. Ah, per Maradona, sì, vabbè, se a Napoli idolatriamo tutto quanto, idolatriamo. Come dice la scrittura, infatti anche è bello perché la scrittura, conoscendo le 12 tribù del popolo di Israele, tu inizi a vedere i loro caratteri, quello che facevano in passato e quello che si dimostra oggi. Se tu vai a vedere le tribù del regno del nord di Israele, che è rappresentato dalla tribù di Efraim, perché in Efraim c'era la capitale Samaria, il padre dice: Efraim si è dato agli idoli, lascialo. Praticamente noi del nord, noi del sud Italia, cioè che veniamo dalle tribù di Israele del nord, pensa che quando Israele è stato diviso, il primo regno a cadere è stato quello del nord, perché sono andati dietro agli idoli delle nazioni. Questo ti fa capire che i così chiamati latini, taino, i così chiamati terroni, infatti siamo più idolatori. Tu facci caso, chi è che ha i tatuaggi di Gesù Cristo e Madonna sulla pelle? I sudamericani. Grazie. E i napoletani. Grazie Giuseppe, io faccio il mio Siamo noi il popolo più idolatra. Anzi, noi superiamo in malvagità anche le nazioni che hanno creato questi idoli. Perché la nazione crea l'idolo, Israele te lo adora meglio di quella nazione che l'ha creato l'idolo. Questo è il libro di Proverbi, capitolo 1, versetto 20, che dice: la saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze. La saggezza grida per le vie. Quando si parla di saggezza si parla della parola di Dio, perché davvero qua nella parola di Dio noi troviamo qualsiasi informazione. Prima stavamo parlando di cure, poi parliamo di storia, poi parliamo di promesse, avvertiamo di quello che sta per venire con la grande tribolazione e il marchio della bestia che è alla porta. Queste sono parole di saggezza. Ma qual è la saggezza di noi? Ok? Parlare di Osimene e quest'altro va bene a farti una chiacchiera sul calcio e sul Napoli, non c'è problema. Anzi, siamo andati a vedere la partita quando è stata noi domenica, ok? Ci siamo pure divertiti. Però finisce lì, la gente invece si preoccupa solo di quello, vuole parlare solo di quello. Quando chiamo a mio fratello biologico, mi parla solo sempre del Napoli. Napoli, Napoli, Napoli. Hai detto, guarda, solo Napoli, Napoli, Napoli. E dove sono i discorsi di saggezza? Noi abbiamo bisogno di persone che ci preparano, noi abbiamo bisogno della parola di Dio, la parola di Dio che ci avverte, ci prepara, ci edifica per quello che sta per venire, ok? Perché quando arriva quello che arriva, quando arriva la grande tribolazione, anche i giocatori del Napoli si troveranno nella grande tribolazione, non vi preoccupate, ok? Anzi, per loro sarà peggio la grande tribolazione, perché il Signore dice: guai ai ricchi. Perché una cosa è chi è abituato magari a stare nella povertà, e quando arriva la tribolazione, anche se non ho nulla, anche se la grande tribolazione mi toglie quel poco che ho, diciamo che sono abbastanza abituato. Il peggio è per chi invece ha in questo mondo, ma è infatti, per quelli che perderanno in questo mondo. Infatti, ecco perché le scritture dicono che sarà più facile
per un cammello entrare nell'occhio del nido che ha un ricco, perché i ricchi avranno tanto da perdere, saranno i primi a prendere i chip. Sì, ma immagina uno con 300 miliardi di euro in conto, secondo te vuole perdere tutto? Uno che ha sempre dormito negli alberghi di 5 stelle tutto all'improvviso, secondo te vorrebbe dormire in bosco? Abbiamo l'esempio di Kyrie Irving, che è un giocatore di basket nella NBA. Lui sa di essere israelita, ha iniziato a dire che il vero popolo di Israele sono i così chiamati negri, latini e nativi indiani. Ha iniziato a manifestare la verità, dicendo chi è il vero popolo di Israele. Che cosa hanno fatto in America? Il Boston, io credo che giocasse nei Boston qualche anno fa, praticamente gli hanno bloccato il conto in banca. Ha detto: se tu non smetti di dire che siete il popolo di Israele e di dire che invece quelli là che oggi abitano in Israele sono degli impostori, loro gli hanno tagliato il conto e non l'hanno fatto più giocare. Ha smesso subito. E qua stiamo parlando di persone famose, ok? Irving, Kyrie Irving, andate a informarvi. E non è l'unico tra i personaggi famosi a conoscere che è un israelita. Floyd Mayweather, quello che fa la box, anche lui sa di essere israelita, però non lo insegna più, non dice più niente. Perché? Perché coloro che oggi dicono di essere giudei ma non lo sono, che controllano le banche, che fanno? Ti bloccano il conto in banca. Quindi dice: stai zitto, se no ti blocco il conto. E questo è quello che hanno fatto. Quindi qua sta il fatto che io che non ho soldi in banca, che mi blocchi il conto, non mi cambi niente, ok? Ma quando glielo fai a un personaggio famoso, a lui gli tocchi. Per questo il Signore dice che guai ai ricchi, che è più facile per un cammello entrare nella cruna di un ago, che ha anche un significato storico questo, perché praticamente nei tempi passati, quando la sera si chiudeva a Gerusalemme, rimaneva aperta solo una piccola porta, e un cammello per entrare, il cammello è un animale dalla testa dura, per farlo entrare era molto difficile per farlo entrare da quella porta lì. Quindi sarà molto difficile per un ricco quando arriverà quel momento là, mentre sarà più facile per chi non ha. Se vuoi continuare. Questo è il libro di Proverbi, capitolo 1, versetto 20, che dice: la saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze. Questo è, lo ripeto, Yarayala, ok? La saggezza grida per le vie. Dimmi un'altra chiesa che sta facendo questo lavoro qui, ok? Dimmi un'altra chiesa che sta insegnando la verità della Bibbia. Ma sono chiusi dietro quattro muri. Dimmi un'altra, bravissimo, sono chiuse dentro quattro mura quando il Signore insegna di portare la tua luce, se hai la luce e poi la metti sotto a un tavolo, a che serve quella luce? Quindi se queste religioni hanno la conoscenza e poi si mettono nel loro edificio, nella loro sala, come lo volete chiamare, e al massimo che fanno quando vengono fuori? Perché poi ci sono sì gli evangelisti, sai come li abbiamo conosciuti anche te, Hack? Che vengono fuori, però loro non è che vengono fuori a darti la verità della Bibbia. Quello che interessa a loro è che devi andare con loro, devi entrare con loro, ok? Loro ti vengono lì nel nome di Gesù, ti fanno conoscere Gesù, Gesù ti ama, vieni con noi. Alla fine loro che vogliono che voi entrate nella loro maledetta religione. Questo è lo scopo delle religioni. Non è che vengono a seminarvi, a darvi la verità della Bibbia, come abbiamo fatto noi attraverso lo Spirito con Giuseppe. Questo abbiamo detto: Giuseppe, noi il massimo che possiamo fare è darti la verità della Bibbia, seminare. Poi sarà il Signore attraverso la parola che farà avere, che darà frutti in te, se sei destinato a dare frutti. E come dice il Signore, a chi darà 30, a chi 60 e a chi 100. Però questo è quello che facciamo, non siamo come fanno le religioni. Non ci sono religioni che gridano, che ti insegnano la storia della Bibbia, che ti danno consigli su come vivere, che ti avvertono soprattutto, perché non dimentichiamo che qua ci dobbiamo focalizzare su quello che sta per venire, che non stiamo parlando di 10 anni. Il Signore non voglia che ci vogliano altri 10 anni. Qua stiamo parlando di cose che possono avvenire quest'anno, l'anno prossimo, ok? Speriamo per la prossima Pasqua di essere fuori da qua, che la prossima Pasqua è a marzo-aprile del 2025. Speriamo che per quella data là di essere fuori da qua. Non sappiamo, sappiamo che comunque quando avverrà la grande tribolazione con il microchip, i tempi saranno abbreviati, ok? Non è che staremo nella grande tribolazione 10 anni, no? Anche le scritture dicono... Sarà questione di mesi, sarà. Anche le scritture dicono che se il padre non accocciasse quel tempo là, non ci sarà neanche una carne viva. Nessun sopravvissuto. Quindi questa, non dimentichiamoci della cosa più importante, allora, che alla fine questo è sempre quello che hanno fatto i profeti. Geremia 28:8, i profeti che erano prima di me, prima di te, profetizzarono grandi cose contro grandi regni. E oggi stiamo vivendo nel regno più grande, nella quarta bestia.
perché prima, mentre c'era solo ad esempio il regno dei Babilonesi e tutte le altre nazioni erano, diciamo, soggette, il regno come c'era degli Assiri, come ci sono stati i Romani, i Greci, a oggi vediamo che questo regno mondiale è un nuovo ordine mondiale, un governo unico, ok? Sono tutti quanti d'accordo attraverso la NATO. È stato così negli ultimi decenni, ma adesso il Signore, attraverso la profezia di Ezechiele 38, ha preso Gog Magog, cioè la Russia, e attraverso la Russia ha creato la BRICS, che adesso viene praticamente Satana contro Satana. E che ci ha insegnato il Signore? Quando Satana è contro Satana, il suo regno sta andando giù. Noi siamo testimoni oculari che il regno di Satana sta andando giù, ok? Insieme alle loro religioni. Egitto contro Egitto. Bravissimo. Shalom. 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 Riconosci? Gennaro. Sì, Gennaro. Gennaro. Wow, shalom, Gennaro. Io bacio la sua braccata. Ci ha fatto piacere vederti. Shalom. Ha fatto davvero piacere di sono da... Shalom. È un piacere. Ma davvero è un piacere un casino, vedere. Quando ho chiuso dappertutto, ho dovuto fare giri contro giri. Partito da Gatici, da Torre Annunziata. Ah sì? Ci fa piacere. Wow, l'importante è che siamo qua adesso. Davvero. Sì. Hai qualche domanda, fratello Gennaro? Siamo pieni di domande. Però quello che abbiamo attraverso la Bibbia, abbiamo ogni risposta, perché sai una cosa che quando ho conosciuto la verità mi ha dato? Praticamente tutte le domande che fin da bambino non riuscivamo a dare le risposte, la Bibbia mi collegava a tutti i punti praticamente. Io quando ho visto i primi due video vostri, in pratica mi sono accorto subito che ho detto li ho trovati. Vedi, attraverso lo spirito. Cioè non si scampa, perché è così, cioè te ne rendi conto. Invece sì, gli altri... andando per logica, per intuito. La scrittura dice che le mie pecore udiranno la mia voce e mi seguiranno. E i profeti sono sempre stati il portatore della voce dell'Altissimo. Mm-hmm. Fino ai tempi, il Padre non fa nulla senza farlo attraverso i suoi profeti. Ed è questo l'inganno che il mondo sta cercando di indulgere, che i profeti dell'Altissimo non esistono in questi più. Tempi qui. Infatti proprio qualche profeti, giorno fa. I profeti ci sono sempre stati. Il Padre, prima di distruggere un posto, manda avvertimenti attraverso degli uomini, ok? Sì, se tu vai a vedere sempre nella storia biblica, praticamente il Signore, prima di portare un grande giudizio, una grande distruzione sopra qualsiasi nazione, prima mandava i profeti, mandava i suoi profeti, che poi alla fine è che i profeti sono persone comuni come noi, sì, che attraverso lo spirito il Signore semplicemente ti dà l'intendimento della Bibbia e tu riesci a capire, se puoi prendere anche secondo Esdra capitolo 9, a versetto 1. Esdra, il fatto di... quando andarono in America, okay. Sì. Quando diceva che andavano in America gli israeliti, bravissimo, infatti, secondo Esdra 3, Colombo che poi è andato bravissimo. Là tramite Esdra, tramite questo libro è riuscito a fare per questo praticamente tu a oggi quando trovi le scritture ci stanno quelle là senza gli apocrifi, che sono gli altri libri tipo Ecclesiastico, Maccabei, secondo Maccabei, Esdra, però non trovi mai secondo Esdra. Secondo Esdra è un libro che trovi solo nella King James Version del 1611. Che ce l'ho, sì, anch'io ho una versione abbastanza antica. Io ce l'ho. È un bel posto dove potete trovare i libri, sono nei negozi usati. Eccolo, questa è una bella Bibbia. Wow, ecco. Ho messo tutti i segni. Bravissimo. Nuova versione di che anno è? Questa adesso l'ho presa a cash, mi sembra negli 80, gli anni 80. Gli anni 80, più vecchio è, meglio è ancora. C'ha molti libri, tanti libri. C'è anche Baruch, c'è Cantico dei Cantichi, sicuramente ce li ha. No, secondo Esdra, l'unico che manca, lo trovi solo in inglese, lo trovi solo nella... Only in nella del 1611. In the King James of version. Yemen. German is also missing. Infatti, dove sta la... Infatti io con questo libro qua, diciamo che l'ho fatto la traduzione e me lo sono fatto stampare io questo qua, dove ci sta secondo Esdra. Fratello, l'ha tradotto tutto. Sì, perché loro lo fanno apposta. Allora, il libro di Neemia, libro di Esdra, questi erano
Questi erano profeti contemporanei. Come, qual è la parola? Non mi dire niente, ma metti di qua, è così che parliamo anche davanti alla telecamera. Questi erano profeti che c'erano nei tempi e convivevano. Ok, c'era Neemia, Esdra. Anzi, questo libro di Esdra dovrebbe essere anche Baruch, profeta Baruch, erano tutti insieme, stavano vivendo sotto. No, Baruch stava con Geremia. Sì, Geremia e Baruch erano tutti insieme comunque in quei tempi là. Questo libro comunque doveva essere tutto il libro di Baruch o il libro di Esdra e doveva essere con il libro di Neemia, ma contenendo tanta informazione, perché lì vi fa vedere come l'Altissimo ha permesso, usando Ciro e Dario, permettendo ai figli di Israele di tornare in Giudea a ricostruire il Tempio, ok? E queste altre nazioni, che erano gentili, hanno voluto costruire con loro, ma non gli hanno permesso. E ci sono tante informazioni qua sul libro di Esdra, che parla anche del regno del nord, come sono stati nelle Americhe. E Cristoforo Colombo ha usato questo libro qui, sapendo che loro erano lì, e loro conoscono la storia di re Salomone, che il re Salomone, attraverso, come si chiamano, quelli della nave là? I marinai, che aveva i marinai dei figli di, dei filistei africani, erano i primi nelle Americhe. Infatti, se tu vai nelle Americhe e vedi questi teschi giganti, si chiamano gli Olmec, e li vedi con la faccia, con i labroni, sono degli africani, no? Questi erano i marinai che andavano a prendere oro per il re Salomone nelle Americhe. E cosa succede? Si chiamavano le terre di Ofir. Le terre di Ofir, sì, Ofir. Ho fatto una lezione, Ofir, sì, sì. La terra di Ofir, perché e lì andavano a prendere anche il tacchino, perché il tacchino era proprio... Tacchino è come si dice la parola? No, nasce nelle Americhe. Nasce nelle Americhe. Sì, sì. Quindi loro lo hanno usato in poche parole e contiene tantissima informazione. Dal punto di vista storico, secondo Esdra. Ma sai quello che fa? Semplicemente è conoscere la nostra storia passata, capisci? Sì, sì. Che la Bibbia, come dico tante volte, ce l'hanno fatta vedere da un punto di vista troppo religioso. Sì. Ma tante volte non ci è venuta manco la voglia di leggere la Bibbia. Io prima di conoscere la verità, mi ritenevo cristiano, mi sono sposato nella chiesa cattolica, al mio matrimonio ci ho fatto un discorso dicendo grazie a Gesù, però mai ho frequentato la chiesa e mai ho letto la Bibbia. Quando poi sono venuto alla... quando mi hanno detto per la prima volta, guarda che quello che tu credi sia Gesù in realtà è il ritratto di Cesare Borgia, a me quella cosa già mi ha incuriosito, allora ho detto aspetta, allora voglio sapere qual è la verità veramente. Per sapere la verità cosa devo fare? Non devo stare a sentire né a te e né a te. Prendo la Bibbia, sì. Prego il Signore e dico Signore guidami e fammi vedere qual è la verità. Allora apro la Bibbia e inizio a vedere che il Signore c'ha un popolo, questo popolo è composto da 12 tribù, poi vedi il loro carattere, come ci comportiamo. E poi che cosa mi ha fatto? Mi ha fatto sì che leggendo la Bibbia, quando mi trovavo a parlare con altra gente di Bibbia, le religioni, io capivo che quello che credeva che insegna la gente sono insegnamenti religiosi, non sono insegnamenti con la Bibbia, perché praticamente la Bibbia stessa butta giù i ragionamenti delle religioni. Sì, cioè sì, quindi sì. Non è che siamo noi che dicono che diamo la nostra opinione. Quindi ho fatto due percorsi. Il primo percorso è quello di conoscere qual è la mia storia e il secondo percorso ho fatto sì che nessuno potesse dire le cose stanno, ecco, stanno diverse da quello che dice la Bibbia. Posso appoggiarti velocemente con un precetto, perché questo è il libro di Geremia 29:13 e dice e mi cercherete e mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. Già il fatto che dice mi cercherete significa che noi non lo troviamo dove ce l'hanno presentato. Che esempio tenga mio fratello che lui mi dice no, quanto a me quello che mi ha insegnato mamma e papà, quello che mi ha insegnato i nonni, voglio rimanere. Cambia tradizione. Ma allora sì, ma mia mamma stessa, ma guarda che a mia mamma quando gli ho fatto vedere la verità della Bibbia, poi mia mamma fa, guarda tanto io sono d'accordo con quello che dici tu. Però ho detto ok, tu mi credi però a livello di quando stavamo parlando di battesimo. Poi ho detto anche se tu credi, sicuramente mo, se tu avessi un figlio comunque lo vai a battezzare. Lei fa sì, lo vado a fare ma per tradizione. Infatti noi siamo legati alle tradizioni. Come dice il Signore in Marco. Con i farisei, sì. Ho anche il libro di... E noi dobbiamo uscire da queste tradizioni. Voi con le vostre tradizioni avete annullato la legge. Perfetto. Sì. Prendiamolo per l'edificazione di chi sta guardando. Posso appoggiarti velocemente prima di quello? Questo è il libro di Geremia 16:19. Perché non mi lo... Ok, che dice? Che oh Signore, la mia forza, la mia fortezza,
il mio rifugio nel giorno dell'afflizione. Il Padre sarà davvero il nostro rifugio nei giorni che arrivano. E dice, i gentili verranno da te, dai confini della terra, e diranno, sicuramente i nostri padri hanno ereditato bugie, vanità e cose in cui non c'è profitto. Cioè, quando tu inizi a leggere la Bibbia vedi che ti mette proprio in guardia da tutte queste cose qua, che ti fa pure capire che i nostri genitori, ma inconsapevolmente, non è colpa loro, perché che come funzionava prima, Gennaro, sì, Gennaro, nessuno poteva avere un parere diverso da quello che era la Chiesa. Cioè, se tu in casa tua, ai tempi passati, dicevi, guarda, no, che quello che stai... Anzi, prima, se tu dicevi, il prete mi ha toccato, che era una cosa che... hanno sempre fatto, eri tu quello sbagliato, non era il prete. Praticamente non sia mai tu andavi contro il prete e non sia mai tu andavi contro l'insegnamento della Chiesa, praticamente. La Santa Inquisizione. Hai capito? Quindi i nostri geni, i nostri nonni, i nostri bisnonni sono cresciuti con quella mentalità là, con quelle tradizioni che ce l'hanno passate a noi oggi. Questo è il libro di Marco, capitolo 7, versetto 8. Avendo tralasciato i comandamenti di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini. Questo è. Però sì. Se leggi un po' più in su è forte, perché Yahweh Shai dice al versetto 6, dice, e Yahweh Shai disse di loro, ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come è scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Cioè, vedi, siamo proprio noi. Chi è l'unico popolo che continua a stare sempre grazie a Dio, sempre il Signore lo mette, sopra e sotto lo mette questo Signore con la bocca, proprio con i fatti, lo offendiamo pure con i fatti. Per questo il Signore dice, fa il mio popolo e il mio nome è bestemmiato in mezzo alle nazioni per causa vostra. Perché questo, tu non vedi per vacca via i cinesi o gli indiani, gli elamiti, non vedi altri popoli che loro esaltano così tanto il loro Dio come lo facciamo noi, con la bocca. Anzi, per questo si dice che i musulmani parlano che sono meglio dei cristiani. Che un musulmano parla di meno, però quando ci sta da fare il suo, lo fa, è quello della sua tradizione, capito? E infatti avevamo letto il libro di Matteo prima, che parla di come questi farisei impongono questo giogo pesante sulla gente. Voi entrerete nelle chiese, nelle chiese evangeliche, sembrano tutti dei santi, a ognuno con un cadavere dentro l'armadio. Ok? Sono tutti come dei bravi uomini, bravi tutto, bravi là, bravi là. Dicono e straddicono, sepolcri, ma non fanno nulla di ciò che dicono. Io mi ricordo, prima di lasciare la chiesa, un giorno abbiamo fatto una banchetta dopo dopo il servizio, e sul tavolo, io in quel momento là cominciavo a imparare piano piano che se il padre dice di non fare certe cose, perché li stiamo facendo in chiesa? Sul tavolo era tutto maiale, prosciutto, bla bla bla. Nella chiesa, io che ho chiesto dal vescovo quel giorno là, ma come mai la Bibbia dice che questi cibi sono impuri, ci fanno pure male, che non li dobbiamo mangiare? E loro non hanno mai una risposta. Non hanno mai una risposta da darti. Cioè, ma se hanno una risposta non ti prendono la Bibbia. Non ti prendono la Bibbia. Ti dicono quello che vogliono loro. E le parole dell'Altissimo, davvero, sono parole forti, utili per il nostro benessere. Se il Padre ha creato tutto, se Lui dice di non fare qualcosa, lo fa per il nostro bene. Guardate qua, quest'acqua sarebbe stata un'acqua tutto blu, riuscireste a vedere lì sotto. Ma perché l'acqua è così? Perché hanno tolto tutte le vongole. Tutte le cozze, tutta quella roba. Sono le cozze, li stanno portando via, guarda, ecco perché l'acqua. Questo il Padre li ha creato per filtrare. Quest'acqua in realtà dovrebbe essere chiaro. Chiaro, sì. Tu dovresti guardare, vedere sotto, ok? Ma sai, tornando alle tradizioni di prima, voi questo potete comprendere come è difficile, cioè siccome le sono state proprio inculcate nel nostro stile di vita, le tradizioni, fin da quando siamo bambini, capisci com'è difficile e perché il Signore Yahweh Shai dice che per entrare nel regno devi tornare bambino, che fa, se tu non annulli tutto quello che hai imparato, è impossibile per te. Cioè, come dice il Signore, non puoi mettere vino nuovo nel vino vecchio, se no, finisce per esplodere. E credetemi che, soprattutto alla vostra età, ci vuole veramente tanta umiltà. Poi alla fine è lo spirito, non siamo nemmeno noi che decidiamo se accettare o meno. Poi ci vuole talmente tanta umiltà, perché poi l'umiltà che significa? L'umiltà significa proprio abbassarti davanti all'Altissimo, a dire ok, io non so niente, non valgo niente, però a livello che chi si è preso laurea, chi ha studiato, dice io non sono niente, imparo da capo, insegnami tu da capo. Cioè, per arrivare a quel punto,
per arrivare a quel punto, cioè, ci vuole veramente uno spirito, è una benedizione. Per questo io dico tante volte, già solo conoscere questa verità è una benedizione. Poi al meglio delle nostre possibilità cerchiamo di fare il meglio, perché qua non siamo uomini perfetti. Cioè, per la carne la perfezione è impossibile. Sì, per decidere la medina è già fatta per cada a momento. Sì, ma veramente, sì. Ma veramente. Ma che dice la Bibbia, che già i pensieri, sì, sì, alcuni pensieri iniqui sono peccati. Però per questo noi abbiamo la benedizione in... Ed è importante questa roba che sta dicendo il fratello, perché ora siamo passati da un sacerdozio ancora più alto, ok? Eravamo sotto il sacerdozio levitico, ora abbiamo un sacerdote grande, Yahweh Shai, con il sacerdozio di Melchizedek. E che cosa comprende questo sacerdozio? La grazia. Dove manchi? Ok, dove sbagli, sei coperto. Scusa, ma chi sei te? Chi è? Chi è? Ma chi sei te? Okay. Chi è? Ma Malakta Zadak. La parola significa Malakta Zadak, che vuol dire il principe. No, Malak, sì. Malak è re di giustizia. Re di giustizia. Allora, se lo potete ricevere, Melchizedek in realtà è la reincarnazione del nostro Signore Yahweh Shai. Prima di essere venuto, sia come Isacco sia come Salomone, era Melchizedek il nostro Signore. Melchizedek, se ci fai caso, è una figura nella Bibbia che non ti fa vedere né da dove nasce né dove va a finire. Come il Signore dice, io sono l'Alfa e sono il primo e sono l'ultimo. E praticamente Melchizedek è una figura simbolica, perché ai tempi di Abramo, se tu ci pensi, Abramo è stato il primo chiamato dopo il diluvio. Cioè, che il Signore che gli fa poi ad Abramo? Fa: esci fuori dalla casa di tuo padre. Perché è simbolico. Perché al finale loro, quando vivevano dall'altra parte del fiume, Terà. Il papà, vivevano tipo in Assiria, e in Assiria comunque adoravano gli idoli tutti quanti, avevano il loro idolo. Un'altra prova di questo qua è quando ha mandato a prendere la moglie a Giacobbe, che Giacobbe e Rachele gli ha preso l'idolo a Labano mentre andava via. Vabbè, comunque, praticamente l'ha chiamato fuori da... Abramo è stato il primo chiamato, il primo amico del Signore. E quando... Scusami, mentre lo dici, voglio aprire altre finestre, è importante, perché il fratello dice che padre ha chiamato Abramo ad uscire dalla terra di suoi padri. Come ognuno di noi siamo degli Abrami in questo momento, siamo chiamati ad uscire dalla casa dei nostri genitori spiritualmente, perché i nostri genitori, come abbiamo letto prima, hanno ereditato delle menzogne. Sì, sì. Dobbiamo uscire da tutta questa roba qui, come Abramo. Ognuno di noi rappresentiamo Abramo. Vai. Questo è Genesi capitolo 14 versetto 17, e dice: come egli se ne tornava dopo aver sconfitto Kedorlaomer e i re che erano con lui, e il re di Sodoma, è forte perché dice il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave, cioè la valle dei re, Melchisedec, re di Salem. Il re di Salem significa anche re di Shalawam. Shalawam, significa pace. Ok? Dice: fece portare del pane e del vino. Ma che forse ci pensi? Pane e del vino? Come nella che Pasqua. Rappresenta, mangiate il pane che rappresenta la parola, la carne del nostro Signore. Ok? Uh-huh. E il vino, il suo sangue. È spirituale, se ci pensate. Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. E se ci pensate, all'ultima cena il Signore prese il pane, rese grazie e poi prese il vino. E, come diceva il fratello, il pane comunque rappresenta la parola, e anche il vino rappresenta comunque la filosofia, la sana dottrina. La sana dottrina. Sì. Che poi quando il Signore è venuto a portare la Bibbia, una cosa che ci fanno credere nelle religioni è che è venuto a portare un messaggio nuovo. Praticamente l'Antico Testamento racconta una storia, poi è venuto il Figlio di Dio e ha raccontato un messaggio nuovo, è venuto a portare un messaggio per tutti quanti, ha iniziato ad aprire la porta a tutti quanti. Invece non è così. No. Il Signore semplicemente, te lo dice anche lui, te lo dice: io sono venuto a... Non abolire, ma a riempire. Bravissimo. E il messaggio che porta anche poi, ad esempio, i discepoli, questa è la seconda lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 6, dice: in questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin dal principio. Cioè, fin dal principio. Infatti il Signore va vicino agli apostoli, fa: voi siete stati con me fin dal principio. Ma scusami, le chiese non vedono questi precetti che stiamo leggendo? No. Che vi dicono: e questo è il Nuovo Testamento. Ok, non li vedono. Perché il Padre gli ha chiuso gli occhi, gli ha chiuso le orecchie affinché non la possano comprendere. Quelli bassi che mangiano e bevono. Continuando in Genesi capitolo 14, fa: Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Era sacerdote del Dio Altissimo. In questo momento
ricordatevi che i sacerdoti erano levitici. I levitici rappresentano... No, non in questo momento. No, no. Sto dico dicendo, dopo. I sacerdoti erano levitici. Dopo questo sono stati stabiliti i sacerdoti, no? E erano i figli di Levi, erano leviti. Noi, se commettevamo errori e robe varie, dovevamo andare da questi sacerdoti. Loro facevano da intercessione tra Dio e l'uomo. Tu andavi da Levita, si portavi un agnello. E lui faceva un rito e faceva la purificazione. Sì. Lui parlava per te. Ma che cosa succede? Noi eravamo comunque, avevamo il giogo di questa roba qui. Vuol dire che ogni volta che tu sbagli, devi sempre andare là. E poi c'era gente tra di noi, sapete come sono i figli di Israele, quanto malvagi, che loro premeditavano un male e dicevano, intanto, se faccio questo male, andrò da Levita e mi purificherà. Sì. Questo non andava bene, no? Diciamo sì, che l'unico comandamento che il Signore ha abolito è quello là dei sacrifici. Perché come infatti, diceva... sto arrivando al punto. Okay. Ora siamo passati a sacerdoti che non sono basati su degli uomini, ok? Noi abbiamo un sacerdozio maggiore. Siamo passati a cosa? Al sacerdozio di Melchisedec, che lo spiega Paolo, lo spiega questo. Siamo passati è un discorso anche un po' più profondo, un po' più di carne, che qua quello che dice Paolo, tra l'altro lo dice anche Pietro, che quello che dice Paolo sono cose difficili a capirsi. Però noi lo possiamo capire perché andando a prendere Genesi, noi vediamo che praticamente quello che i Leviti erano stati stabiliti da Dio come i suoi sacerdoti. Allora noi vediamo che invece prima dei Leviti c'era Melchisedec e che poi Paolo riprende Melchisedec per dire che Yahweh Shai è sacerdote come Melchisedec, cioè c'è sempre stato. Sì. Ok, infatti poi dice che i Leviti erano nelle palle di Abramo, dice che quindi Abramo ha pagato la decima che poi lo dice al versetto 20. Ed è spirituale perché dicevo prima che ognuno di noi è Abramo. Mm-hmm. Ok? E noi dobbiamo andare drittamente dal sacerdozio maggiore. Sì, i sacerdoti di uomini non c'entra più. Ok? Dobbiamo andare drittamente al sacerdote, perché adesso chi sono questi sacerdoti degli uomini? Sono questi vostri papi, preti, vorrebbe fare. Questi sono uomini come voi che sbagliano, non vi possono salvare. Bravo. Ok? Noi adesso abbiamo un sacerdozio maggiore. Melchisedec, il nostro Signore che pure ha pagato la nostra capara con il suo sangue. Che cosa vuol dire? Dove sbagli? Dove sbaglio io? Dove sbagliamo tutti? Ok? Siamo coperti dalla grazia. Sì. Abbiamo la sua grazia ed è questo che rende questo sacerdozio ancora più bello, più importante. Io adesso non devo più andare dall'uomo a dare il sacrificio, ok? Perché il sacrificio maggiore è già stato fatto, ok? È stato l'agnello del Padre, il nostro Signore Yahweh Shai. Quindi lui ha pagato una volta tutto. Vedete quanto è maggiore questo sacerdozio? Ehi, Kalala Yahweh Bashmi Ashai, veramente. No, I was speaking about the priesthood. Per concludere a Melchisedec, si legge al versetto 19. Anzi, rileggo dal versetto 18. Dice: Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. E qua è forte, ne approfitto pure per rispondere a una domanda che mi ha fatto Joshua qua, che dice: mi è possibile fare una domanda? In cosa credete rispetto alle altre religioni? Come si può vedere qua, c'era un sacerdote prima che l'Altissimo iniziasse da Abramo a fare la promessa ad Abramo e a fare la promessa per Isacco. Comunque prima diciamo di creare il suo popolo, la sua nazione. Perché praticamente le religioni non sono mai esistite. Cioè l'Altissimo non ha mai detto ai suoi di creare una religione. Per far capire... Sarebbe stato comprensibile se l'Altissimo si sceglie ad Abramo e poi dice vicino ad Abramo, ok, a questo qua, Melchisedec, fammelo sacerdote, e da qua noi iniziamo a fare la nostra congregazione. Noi invece vediamo che c'era un sacerdote prima di Abramo e ti fa comprendere che le religioni non esistono. L'Altissimo non vuole religioni. Infatti, per rispondere alla domanda in cosa credete rispetto alle altre religioni, semplicemente la Bibbia non ti parla di religioni e le religioni non sono bibliche. Per questo noi invitiamo a leggere la Bibbia, così che quella risposta te la dà stesso la Bibbia. Tu apri la Bibbia e vedi che tutto quello che c'è scritto nella Bibbia le religioni non lo fanno. Anche se magari ogni religione arriva fino a un certo punto, magari hanno qualcosina di giusto, però vedi che in qualcos'altro escono fuori. Gli evangelisti credono, hanno qualche credenza giusta, ma poi su alcune cose vanno fuori e così via. Dice... Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra,
Benedetto sia il Dio Altissimo che ha dato, che ti ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Quindi vediamo che Abramo pagò questa decima a Melchisedec. E Paolo, quando la prende in Ebrei capitolo 8, praticamente Paolo dice che siccome nel seme di Abramo viene Isacco, cioè nelle palle di Abramo stava Isacco, cioè a livello di spermatozoi, lo prende con questa similitudine qua, dice praticamente fa che i Leviti, Paolo stava annullando il sacerdozio di questi uomini per dare il sacerdozio solo al figlio di Dio, per dire guardate che questi qua, se tu vai a vedere nella storia, sono loro che pagavano la decima al Signore. E ce l'ho qui, questo è il libro di Ebrei capitolo 7, leggo da versetto 9. Dice, in un certo senso... Ed è forte che se ci pensi che quello che stava facendo Paolo praticamente stava separando la nostra gente a dire separatevi dalle religioni, perché qual era le religioni che ai tempi ci tenevano sotto? Cioè erano i farisei, i sadducei, gli asmonei, ci stavano queste religioni che qua, che anche che chiamavano Dio e credevamo nello stesso Dio del cielo, solamente che te lo insegnavano a modo loro, capisci? Sì. Quindi dice, in un certo senso, nella persona di Abramo, Levi stesso che riceve le decime ha pagato la decima perché egli era ancora nei lombi del suo padre. Quando Melchisedec incontrò Abramo, se dunque la perfezione fosse stata possibile per mezzo del sacerdozio levitico, perché su quello è basata la legge data al popolo, che bisogno c'era ancora che sorge un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec? Perfetto. E non scelto secondo l'ordine di Aaron. E praticamente sai che sta facendo qua? Sta distruggendo il Papa, per far capire. Sì, sta dicendo proprio che la figura di quello là che ti dice lui è il pontefice, il ponte tra Dio e gli uomini, lo sta distruggendo. Ma noi non abbiamo bisogno di questi, perché qua il nostro sta seduto nel cielo. Prego. Posso farti una domanda? Certo. Una domanda, ma nel momento in cui lo Stato Pontificio, prima di guardare alla figura del Papa, consideriamo anche la figura del Papa, sì, come il ponte tra ciò che rappresenta, ovvero la religione, ovvero ciò che dice di professare, gli uomini e il paradiso, o ovviamente la religione in qualsiasi forma sia. Okay. Ma nel momento in cui il Papa è anche presidente dello stesso Stato, lo Stato Vaticano, che lo Stato Vaticano è anche una società internazionale quotata in America, certo, e dove il suolo terreno della Chiesa Vaticana non si limita ad essere soltanto il cancello della Chiesa, ma anche il terreno sottostante fino dall'altra parte del mondo, con tutte le sue ricchezze dentro e con tutto ciò che è stato depredato negli anni, perché la vera guerra l'ha fatta la cristianità. Bravissimo. All'Oriente, perdonami, con l'inizio con Papa Leone Magno, con l'inizio delle crociate, mandava le persone prima a conquistare le religioni, ma non perché erano guerre religiose, le chiamavano guerre religiose, ma erano soltanto guerre di conquista, di potere. Per depredare, no? Di potere. Non soltanto di potere per conquistare il territorio, ma anche per imporre poi il loro esercito militare, per depredare tutti gli altri paesi delle loro ricchezze, della loro cultura, di tutto ciò che avevano, e portarle poi in Europa, nello Stato Vaticano. Nello Stato Vaticano, conservato poi nelle chiese per anni, anni e anni, e ovviamente non vi ha accesso nessuna polizia, nessuna, perché anche il terreno sottostante è di proprietà dello Stato Vaticano, sia dal punto di vista immobiliare, perché poi hanno acquisito dove le terre che avevano conquistato, poi loro stessi hanno edificato, hanno costruito case, appartamenti, quindi hanno una società anche dal punto di vista catastale, demaniale, e anche di tantissimi di beni immobili, di veicoli, e anche di tutto ciò di cui per anni e anni, dal 1400 con le crociate, a partire dalle crociate, certo, con le altre guerre di religione, perché ancora oggi, seppur il Vaticano non ne parli, è strettamente correlato ad alcune situazioni che succedono, non se ne parlerà mai apertamente. Ecco, qual era la tua domanda? La mia domanda è, allora, non vedere il Papa, quindi quando Paolo dice che vuole separare... Ma è una domanda? Sì, te la sto facendo. Vai. Paolo, quando dice che vuole separare il popolo dal Papa,
Dalle religioni? Perché, no, dalle religioni. Il popolo dal Papa, per non farlo intercedere attraverso il paradiso. E perché il Papa, la figura del Papa, forse rappresenta, come ti sto dimostrando in questi momenti, degli interessi molto più grandi che partono dal 1400 con Papa Leone Magno, fino anche ad avere nella Chiesa Papa Ratzinger, che all'epoca, prima di diventare papa, dopo Wojtyla, era stato spostato, era un papa tedesco che, che ovviamente è stato spostato a tutte le curie per indagini di pedofilia, abuso e tantissime altre cose sui minori. Paolo non voleva separare le persone dalla figura del papa perché possano intercedere il paradiso, ma Paolo voleva separare le persone dalla figura del Papa in quanto figura che poi curava esclusivamente tutti gli interessi dello Stato Vaticano, che è un esercito a sé stante, un patrimonio a sé stante di tutto ciò che ha depredato negli anni nella cultura degli altri popoli, poi dal punto di vista mobiliare, catastale, mobiliare, immobiliare e di tanti altri. Quindi non volevi fare una domanda, volevi fare una considerazione. Considerazione che Paolo, comunque, Paolo non è andato a separare. Sì, l'abbiamo capito. Posso dire qualcosa comunque? È davvero attraverso lo spirito che dice tutta questa roba qui, perché come diciamo sempre, basterebbe solamente guardare dietro un po' nella storia e vedi che la religione è una gran bufala, è un business, ok? E come prima noi dicevamo che c'è la figura del Papa che rappresenta il sacerdote, ok, fisico, che è il ponte tra uomo e Dio, non esiste. Perché questo è il libro di Primo Timoteo, capitolo 2, versetto 5, dice: perché c'è un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, e il suo nome è Yahweh Shai, colui che il mondo dall'ignoranza e inganno chiamano Gesù. Esatto. Prima mi dici che la religione, qualunque essa sia, è una bufala, poi mi parli che però vuoi per forza dire che il tuo intermediario sia Alam Ashan. Perdonami, non conosco la pronuncia corretta. Io penso che il vero intermediario tra la persona e il suo Dio, qualunque esso creda, io rispetto il tuo, magari non lo posso condividere, e rispetto quello dell'altro non lo posso condividere. La fede in qualcosa di più grande e strettamente personale non deve essere intermediata. Scusa, dalle... Una io domanda, posso credere, una domanda. Non posso finire di parlare? Io sto rispettando il tuo pensiero, non sto dicendo che il tuo non è pensiero giusto né corretto, ma la mia fede, io quando parlo col Signore ci posso parlare pure mentre guardo il mare, in qualsiasi posto io sia, non c'è bisogno di entrare in una chiesa o quant'altro, e non ho bisogno di credere in qualcosa di buono, di più grande, rispetto a tutta la materialità e rispetto a tutto ciò che stiamo vivendo, e qualcuno interceda per me per spiegarmelo. Io ci credo ugualmente, in qualsiasi posto io sia, in qualsiasi posto mi trovi, e rispetto il tuo pensiero, ma per me il mio pensiero non me lo deve intermediare né dire nessuno, e anche guardando in questo momento, se io guardassi questo spigolo, per me è come se infatti, se io guardandolo e fumandomi una sigaretta in questo momento, tu pur non sapendolo, è come se io mi stia rivolgendo ugualmente al Signore, che mi dia la forza e la fede di tutti i giorni di credere. Guarda, e non devo essere intermediato il mio pensiero. Sì, infatti, la mia prima domanda per te è: tu credi nella Bibbia? Una domanda. L'ho letto. L'hai letto, ma ci credi o no? Io per esempio ho letto anche un versetto dei Corinzi, 1:23, che dice esplicitamente: seppur Gesù, il figlio di Dio, fosse innocente, per salvare l'umanità deve essere messo in croce. E purtroppo io con questo versetto dei Corinzi ce l'ho salvato sul telefono. Versetto 1:23, non mi ricordo di quale, se del Vangelo, se del Vecchio o del Nuovo Testamento, il versetto 1:23 dei Corinzi parla esplicitamente che i Corinzi vogliono che comunque il figlio di Dio, seppur da innocente, venga messo in croce e quindi morire come agnello sacrificale per salvare le persone che poi intorno sono colpevoli, perché questo è il senso: se è innocente lui, per salvare gli altri. No, ma ho capito, sì. Ok. Quindi, perché noi, sai... No, io mi è venuto in mente questo, io ho detto no, che... Sai, comunque poi, sai, puoi permettere di chiarire una cosa, aspetta. Fatto... mi fa piacere che sei venuto, hai chiesto di fare una domanda, però dietro la tua domanda hai voluto dare una tua interpretazione, non una tua interpretazione, quello una tua considerazione. Che noi rispettiamo. Noi qua
siamo per insegnare, non siamo qua per ascoltare quello nel quale credono gli altri. Ma a livello non è che vogliamo fare discussione. Infatti, ti spiego sempre. Noi in Italia quelli di Israele non li vogliamo. No, ma noi non siamo. A me non devi parlare. A me non devi parlare più. Qua te ne devo. Scusa, mi dispiace. Qui in Italia crediamo in un solo Dio, al credo della Chiesa e ve ne dovete andare. Andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo. Ce ne andiamo. Va bene. Credi in un solo Signore Gesù Cristo, Padre, Vincente. Man. Il demone è partito. E qua, ehi, qua per esempio abbiamo una dimostrazione di tutti quelli che dicono io credo, sì. credo, poi all'improvviso vedi uscire il demone, capito? Sì, ma vedi, in situazioni così, sapevo che avevo l'intuizione più o meno che andava a finire così. Per quello volevo avere un certo tipo di modo con lui, no? Okay. Per farlo andare con calma, era pieno di demoni. Sì, sì, sì. Okay? Sì. E questo è il mondo in cui stiamo vivendo a giorno d'oggi, YouTube. Ok, prendi Babakasha, il libro di Daniele 12, che dice che nel fine tempo, nella fine dei tempi ci sarà molta conoscenza. Mm-hmm. Bisogna stare attenti davvero dalla conoscenza, perché siamo al così chiamato età di conoscenza. Ok, siamo nel momento in cui il Padre ha dato la possibilità in cui la gente può imparare. Tu basta aprire il telefono e ce ne sono tantissime cose dove puoi imparare, ma bisogna fare attenzione davvero, ok? Bisogna fare attenzione, perché in mezzo a tutta questa informazione vediamo che la maggior parte della gente è rovinata davvero, è rovinata, perché basta aprire YouTube, vai a sentire vai a sentire l'altro, guardi questo video e la gente, tutti si sentono sapientone, ok? Tutti si sentono sapientone e questi... davvero l'internet è davvero un canale, ok, un'apertura proprio al tuo spirito per farti possedere da tanti demoni. Guarda che è lì in fondo che è impazzito, ok, fatti senza creare ulteriori problemi, perché questo non è quello che vogliamo. Semplicemente quello che abbiamo visto è, diciamo, un po' di anche di inganno, che se tu vieni a fare una domanda poi dopo mi fai lì. È lui lassù. Sedutissimo. Disturbatore del quartiere. Sai che mi fa venire in mente? Mi fa venire in mente anche quando il Signore Yahawashi fa la parabola del seminatore. Che tu sei pure ad insegnare, che fa? Poi passa il diavolo che vuole portare via il... Sì. Stavamo parlando di qualcosa di bellissimo. Sì, subito sì. Okay. Sì, il sacerdozio. No, bravi, stavamo parlando... stavamo parlando del... You know what he said? He said, go away in the name of Yahawashi, Yahawashi, anywhere, you know? It's the spirit. Sai, voglio prendere queste... Chissà gambe levate. Signore, via. Noi comunque non siamo preoccupati. Cerchiamo di evitare problemi così. Sì, sì. Perché sappiamo che accadono. Ci sono stati anche episodi davvero peggio. Dove al fratello hanno spaccato tutto, hanno buttato tutto. Ad Agropoli. Sono cose che possono succedere. Ok, lo mettiamo in conto. I profeti sono sempre stati, non sono mai stati ben voluti i profeti, ma perché comunque il profeta ti dice quello che non ti vuoi sentire dire, cioè la parte amara della scrittura. La mia domanda è: perché non lo va a fare nelle chiese? Perché non lo va a fare da parroco? Perché Satana non può cacciare via Satana. Però ti dico anche io, adesso chiedendomi un po' come si sarebbe potuta gestire meglio la situazione. Cioè, l'abbiamo ascoltato, l'abbiamo fatto parlare, però non si fermava. A un certo punto bisognava dire, ehi, ferma, stop, che vogliamo fare? E infatti appena uno, e non penso nemmeno di essere stato, magari io lo so che a volte sembra che ho dei modi arroganti quando stoppo e fermo le persone, quindi sicuramente è potuto arrivare c'ho questo difetto che devo migliorare quando mi metto a parlare con le persone. Però comunque quando è capitata questa situazione qua, almeno l'abbiamo visto chi era per davvero, perché comunque è iniziato tutto bene, facendo discorsi, tutto parlando. Sì, aveva parlando anche in maniera... abbastanza conoscenza un po', infatti dicevo che era attraverso lo spirito che diceva questa cosa qui. Bravissimo. Perché bastava andare un po' nella storia e capisci tante cose, ok? Diciamo che poi... bisogna stare attenti davvero, che spirito ricevere, ecco perché le scritture stesse dicono... Ok, come fa un uomo a raddrizzare la sua via? Attraverso, badando a queste parole qui. Queste qua si badano a tutte le filosofie. Oggi ci sono tantissimi insegnanti su YouTube. Basta andare su YouTube, io sto vicino di casa che questa signora qua è persa assolutamente. Questa qua guarda il guru e bla 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 e altre cose. Guarda che sta tornando il demone. Va bene, va bene. Dice, questo è secondo Pietro, capitolo
3, versetto 15 dice: e considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano a loro perdizione, come anche le altre scritture. Che poi che cosa è accaduto? Lui ha detto: noi qua non vogliamo Israele, perché praticamente cosa ha fatto? Lui ha collegato Israele, quei diavoli che stanno in Israele, e giustamente lo zelo dice: qua non vogliamo Israele, senza capire che tu sei un israelita, ok? Tu sei un vero israelita. Però questo è, la nostra gente ha zelo, ma zelo senza conoscenza. Perché questo zelo qua era lo zelo che uno dovrebbe avere per difendere il suo Dio, non per difendere a Gesù Cristo. Che poi vediamo nel nome di Gesù Cristo come stai messo, capisci? Come stai messo pure proprio a livello personale, a mantenere la calma. Che alla fine questo è quello che uno... alla fine è con la calma e la pazienza e la lucidità che le cose si fanno. Certo, poi è normale ogni tanto, come è capitato anche al Signore quando è entrato nel Tempio, che ha visto quello che stanno facendo nel Tempio, però il Signore ci hanno saluto di 5 minuti e ha detto basta. Però questo è per sempre adempiere alla profezia biblica. Che poi sai una cosa bella, Giuseppe Gennaro, che comprendiamo nella Bibbia, che tutto quello che accade nella Bibbia è stato tutto profetizzato. Cioè che alcune cose, però dico, in alcuni casi il Signore proprio te lo specifica, come nel caso del battesimo che è stato fatto da Giovanni il Battista al Signore, che tanta gente utilizza, che dice ma il battesimo con l'acqua è giusto perché anche il Signore si è fatto battezzare da Giovanni. Però tu vai a vedere il Signore che gli risponde a Giovanni, che Giovanni fa: ma come fa, Signore, sei tu che devi battezzare a me, mica devo battezzare a te. E Yahawashi dice: no, dobbiamo fare così affinché le scritture si adempiano. Praticamente, quindi tutto quello che accade nella scrittura è tutta una profezia che si adempie una dietro l'altra. Cioè le cose vanno fatte. Infatti questa è una grande consolazione per noi, sapete perché? Perché il Dio vivente è vincolato da una cosa, dalla sua parola. Se lui dice A, lui non può cambiare idea, dice no, adesso facciamo così. Quindi vi consolo sapendo che l'Altissimo ha promesso al nostro popolo, dopo che avremo la nostra prova, la nostra grande tribolazione, ci ha promesso comunque che entreremo nel riposo. Entreremo nel riposo, la nostra nazione. Entreremo nel riposo. Quindi, il riposo è quello che aspettiamo, quindi, un mondo governato con tutto come si deve. Bravissimo, bravissimo. Andiamo velocemente, questo è Matteo capitolo Matteo capitolo 3, versetto 15. Poi chiudiamo. Dice: ma Yahawashi rispose: sia così ora, perché conviene a noi che noi adempiamo in questo modo a ogni giustizia. Allora Giovanni lasciò fare. Cioè questo è praticamente, noi siamo qua in questo spirito qua affinché si adempia ogni giustizia nel Signore, e ci consoliamo a vicenda, dire anche se mo per un breve periodo, perché un breve, pensate, no, che il Signore ha promesso al popolo di Israele la vita eterna. Cioè voi pensate, quindi questi 100 anni qua in confronto a una vita eterna che sono? Sono un soffio. Quindi per questi momenti e per i momenti che vengono, tenete stretti i denti e state nello spirito del Signore Yahawashi, cioè che lui prima di andare in croce, gli angeli andavano a consolarlo dicendo: guarda che una volta che tu passi questa croce ti vai a sedere alla destra del Padre. Lui diventi numero fare ad un certo punto. Sì. Ha chiesto di far andare via il calice da lui, ed è questa la prima nostra sofferenza, che la nostra carnalità ne avrà in meglio di molti di noi. Ecco perché dicevo prima, attraverso lo spirito, tuo primo nemico sei tu, la tua carnalità. Quando arriveranno i tempi della grande tribolazione, tuo corpo, sapete come fa il corpo dell'umano, la mente la mente comincia a prepararvi varie cose. Non ti preoccupare, dai, prendilo, Dio capirà. La mente è davvero... Pensate, è il primo nemico. Che in quei momenti, prima della sua prova, il Signore che pregava al Padre diceva: se è possibile allontana da me questo calice, però no, il Padre che fa? Gli ha mandato degli angeli a dire: fatti forza, perché dopo questo sei il numero due dell'universo, dopo questo. E quindi noi siamo nello spirito degli angeli, perché gli angeli sono anche terreni, a dire: fatevi forza, perché dopo che passiamo la nostra prova, che ognuno di noi avrà la sua prova, in base a quello che possiamo sopportare, come dice il Padre, come dice Paolo nello Spirito Santo, dice: il Padre non vi tenterà oltre le vostre forze. Peso maggiore. Sì, non vi tenta oltre. Quindi voi state forti, resistete, perché dopo questo siamo nel regno, siamo a casa nostra dopo questo. Questa è la nostra prova, questa qua, per dimostrare se veramente siamo uomini di Dio o meno. Bene, con questo è tutto. Sperando che questo video sia stato edificante, diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahawah Basham, Yahawah Shai Basham Rakap Dash. Ringraziamo il Signore Yahawah Basham, Yahawah Shai, per averci benedetto, protetto e ispirato per dare da mangiare alle pecore smarrite della casa di Israele, che ci sono anche venuti a trovare.
e i doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietramolino GMS per il loro ministero, per il loro sacrificio. Adesso noi comprendiamo perché gli apostoli, come dice la Bibbia, vanno onorati, rispettati per il loro ministero, che loro, anche loro hanno avuto le loro battaglie. Pensa che questa verità qua è iniziata nelle strade di New York, dove passavano milioni di persone, e hanno avuto anche loro le loro battaglie, sono le loro cose. Sono stati incarcerati. Quindi per questo, sono stati in carcere quando è successo il fatto delle Torri Gemelle, che sono etichettati come terroristi. Quindi doppio onore agli anziani e agli apostoli della Gran Pietramolino per il loro ministero, affinché anche qui in Italia potessimo ricevere la verità. E shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele disperse oggi nel mondo. Shalom. 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 Shalom.